This is Great Big Story. Salia già sparò a Giovanni Paolo II, che per fortuna sopravvisse. Un attentato pieno di misteri ancora oggi e un pontificato scomodo, difficile, quello di Papa Wojtyła, con un altro mistero che si porta dietro da tantissimi anni, quello della scomparsa di Emanuela Orlandi tra pochissimi minuti su Atlantide. D'estate, alla fine degli anni Ottanta, quattro berline scure si fermano all'ingresso di Piazza San Pietro. Dalla prima scende l'ammiraglio Fulvio Martini, che è il capo del SISMI, il servizio segreto militare. Da un'altra berlina sbuca fuori Vladimir Kryuchkov, che in quel momento è il capo del KGB, il servizio segreto sovietico. Il muro di Berlino è appena caduto. E anche l'impero sovietico sta per crollare. Il mondo sta voltando pagina e anche l'Italia sta uscendo da una stagione feroce fatta di piombo e di sangue, di terrorismo e di stragi. Moro, Ustica, Bologna. Kryuchkov è venuto a Roma per una visita inedita e molto, molto riservata, perché è la prima di un capo del KGB. Martini lo porta a cena, mangiano, discutono, bevono del buon vino, poi a un certo punto il capo del SISMI butta lì un'idea: perché non andiamo a fare due passi in Piazza San Pietro? La temperatura è meravigliosa, perfetta da Dio. E Kryuchkov, che è abituato a guardare soltanto le guglie cupe del Cremlino, accetta. Quella sera le luci dell'appartamento di Giovanni Paolo II al terzo piano del Palazzo Apostolico, lassù in cima, sono ancora accese, questo almeno mi raccontò Martini, che prende Kryuchkov sotto braccio e lo porta verso la piazza, lasciando le due scorte armate a una distanza discreta. Poi, quando sono al centro di Piazza San Pietro, Martini indica la finestra del Papa, guarda dritto negli occhi Kryuchkov e gli domanda: ora puoi dirmelo, siete stati voi? Kryuchkov rimane spiazzato, poi sorride, ma no, no. Martini non si arrende, insiste, glielo domanda un'altra volta. No, sul mio onore, risponde Kryuchkov. Poi ritornano alle auto e il corteo scompare inghiottito dalla notte romana. Poteva essere la scena finale di uno di quei film che ti lasciano in bocca il sapore del dubbio. In effetti, 40 anni dopo, quel dubbio rimane lì, insieme a tanti altri dubbi e misteri che avvolgono quell'evento che mercoledì 13 maggio 1981 sconvolse la Chiesa e il mondo, l'attentato a Giovanni Paolo II. Sono le 17 e 17 minuti. Karol Wojtyła sta per compiere il secondo giro della piazza a bordo della papamobile scoperta. La piazza è gremita di fedeli per l'udienza generale. Papa Giovanni Paolo II benedice, stringe molte mani, saluta
A un certo punto si sporge, prende una bambina in braccio e poi la restituisce a sua madre. Un attimo dopo partono due spari dalla folla. Due pallottole raggiungono il Papa all'addome, che si accascia tra le braccia del suo segretario Stanislao Gidic. La gente grida, ma nessuno capisce bene che cosa sia successo, finché la tonaca bianca si inzuppa di sangue e a quel punto comincia una corsa disperata per salvargli la vita. L'autista, è stato fenomenale, 6 minuti dall'interno del Vaticano al Gemelli, 6 minuti alle 5:30, 6 di pomeriggio, facendo medaglie d'oro e tutto quanto. Se non è un miracolo questo. A sparare è stato un giovane uomo appostato tra i fedeli. Ha sollevato la sua Browning calibro 9 sopra le teste della gente, senza che nessuno se ne sia accorto, e dopo aver sparato cerca di fuggire, ma è una fuga molto breve, perché indietreggiando inciampa, cade a terra, la pistola gli sfugge dalle mani e una giovane missionaria, Letizia Giudici, che ha assistito alla scena, gli salta addosso e lo blocca. Poi intervengono gli agenti della Polizia di Stato, i gendarmi lo bloccano e lo portano via. Lui non oppone resistenza. Si chiama Mehmet Ali Agca, è un cittadino turco. Lui si faceva strada perché la folla, man mano che lui avanzava, la folla si apriva così perché aveva paura. E io invece non ho avuto un attimo di paura, l'ho preso e cercavo di portarlo dentro il portone di bronzo per poterlo poi interrogare. Karol Josef Wojtyła, arcivescovo di Cracovia, aveva fatto la sua apparizione in questa piazza per la prima volta alle 7:15 di sera del 16 ottobre 1978, quando il decano del conclave, Pericle Felici, ne aveva annunciato l'elezione al soglio pontificio con il nome di Giovanni Paolo II. E quel Wojtyła aveva gelato la piazza perché sembrava il nome di un cardinale africano. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Dominum carolum. Sancte Romane Ecclesie cardinalem Wojtyła. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Successore di Albino Luciani, che aveva guidato la Chiesa per soli 33 giorni, morendo all'improvviso in circostanze che fecero e fanno ancora discutere, Wojtyła era il primo papa straniero dopo 455 anni. Un papa giovane e pressoché sconosciuto, ma soprattutto il primo papa dell'Est in piena guerra fredda. Strano come il rombo degli aerei da caccia un tempo stonasse con il ritmo delle piante al sole sui balconi, e poi silenzio e poi lontano il tuono dei cannoni a freddo e dalle radio dei segnali un codice. Un giorno in cielo fuochi di Bengala, la pace ritornò, ma il re del mondo, viva il Papa! Datis Italiam. Ci tiene prigioniero il cuore. It is true, John Paul II, he loves you. Ah!
bianchi a ruota echi delle danze sufi, nelle metro giapponesi oggi macchine di ossigeno. Più diventa tutto inutile, più credi che sia vero, e il giorno della fine non ti servirà l'inglese. E sulle biciclette verso casa volevo sapere, la vita ci sfiorò, ma il re del mondo ci tiene prigioniero il cuore. E ora fermiamo per qualche minuto, ma solo per qualche minuto, la ricostruzione dell'attentato di quel maggio del 1981, del 13 maggio 1981, e anche tutte le piste che sono state battute per cercare di arrivare ai mandanti, per capire meglio su quale terreno religioso, politico e con quali ostacoli si muoveva Karol Wojtyła. Ezio Mauro, editorialista di Repubblica, di cui è stato anche direttore. Buonasera Ezio. Buonasera. Dunque, vedi, qui abbiamo la vignetta di Biani, intrighi e matasse, a sinistra Brezhnev, e qui ovviamente c'è Karol Wojtyła. Perché Brezhnev? Perché quando lui viene eletto l'Unione Sovietica è guidata, diciamo, da quell'uomo forte che era Leonid Brezhnev, e a Wojtyła affibbiano subito il soprannome di Papa della Guerra Fredda. È così? È un Papa che nasce dentro la Guerra Fredda e in qualche modo sovverte il clima della Guerra Fredda. È un incidente geopolitico, potremmo dire. Per chi crede è un segno della provvidenza, per chi non crede è un segno della provvidenza della storia, nel senso che il ruolo che Papa Wojtyła ha avuto sulle due Europe è un ruolo decisivo. Sì. Ma basta pensare allo shock geografico e storico. Un polacco, suddito dell'impero sovietico, viene eletto sovrano universale della Chiesa Cattolica. Qualcosa che era inconcepibile. Inimmaginabile. Inimmaginabile. Ed è diventato, indipendentemente dalle sue azioni, si potrebbe dire, e poi certamente per il suo pensiero, per la teorizzazione che faceva del ruolo della Chiesa e del problema della libertà e per la lotta al comunismo che ha sempre fatto, ma prima ancora la sua sola presenza, la sua sola ascesa al trono di Pietro è diventato un elemento di sovversione. Certo. Senti, la progressione, diciamo, dopo Brezhnev è Andropov, Chernenko, Gorbaciov. E quello è un momento in cui, diciamo, l'Unione Sovietica, nella prima parte, diciamo, dell'era Gorbaciov, che tu conosci molto bene, in effetti Wojtyła era considerato davvero una spina nel fianco però dell'impero sovietico, perché comunque lui aveva questa idea che il blocco comunista rispetto alle libertà della Chiesa, come dicevi prima, fosse totalmente intollerante. Ma improvvisamente poi arriva un segretario del CUS che è totalmente diverso, anche lui. Beh, anche lui è un incidente geopolitico. Certo, lui diventa segretario con la garanzia di Gromyko, che dice allo Stato Maggiore del Partito, al Comitato Centrale, era ministro degli esteri all'epoca. Ministro degli esteri, uno dei padri storico nobili del partito, e dice: è giovane, ma garantisco che ha i denti di ferro, e che quindi in qualche modo è dentro l'orizzonte ideologico di sicurezza del partito. E invece succede qualcosa di particolare. Gorbaciov ha bisogno di scongelare il gigante sovietico, perché quel gigante ha i piedi d'argilla. Gorbaciov cerca il dialogo con l'Occidente, vuole essere creduto. Wojtyła certamente rappresenta un punto di riferimento
cui devono decidere che politica fare. Reagan ha detto davanti al muro di Berlino: Mr. Gorbaciov, apra questa porta, dal punto di vista politico. Ma il Papa fa invece una predicazione e guarda quel muro dal punto di vista spirituale, dal punto di vista della libertà spirituale. E c'è un momento che sblocca questa situazione ed è il primo incontro tra Wojtyła e Gorbaciov. Gorbaciov... Adesso ci arriviamo però. No, perché che cosa accade? Accade per Gorbaciov che c'è l'incidente di Chernobyl, che comunque lo costringe a un certo punto a quella trasparenza che lui voleva adottare in tutto il sistema. Per il Papa c'è l'attentato e adesso, prima di arrivare a questo incontro che è storico assolutamente, ti vorrei far sentire Marco Ansaldo cosa dice a proposito diciamo dei rischi e del perimetro anche politico nel quale si muoveva Karol Wojtyła. Sentiamo questo contributo di Marco Ansaldo, che è stato vaticanista e corrispondente dalla Turchia per Repubblica. Si è sempre pensato, soprattutto nei primi anni del pontificato di Karol Wojtyła, che il pontefice polacco potesse dare fastidio soprattutto al blocco del patto di Varsavia. Naturalmente dobbiamo ricordare che allora il mondo era diviso in due parti contrapposte e distinte. Forse di questo l'evidenza lo ha mostrato anche l'attentato del 1981, quindi che arriva quattro anni dopo l'inizio del pontificato di Giovanni Paolo II, e difatti molta fortuna ha avuto la pista bulgara, che però non ha mai avuto dei riscontri e delle prove effettive a livello processuale. Gli inquirenti, anche al di fuori delle indagini ufficiali che sono state fatte, ultimamente vanno molto, negli ultimi anni, sulla pista turca. E in effetti io credo che la pista turca, le carte turche, i colleghi giornalisti, osservatori, i diplomatici turchi sono quelli che forse sanno qualche cosa di più. Bisogna anche osservare cronologicamente come sono avvenuti i fatti. Il Papa va in Turchia in visita apostolica nel 1979, alla fine di novembre, e soltanto quattro giorni prima Mehmet Ali Agca esce dal carcere di massima sicurezza di Kartal Maltepe a Istanbul, manda una lettera al giornale Milliyet in cui dice, annuncia: ucciderò il capo dei cristiani. Questa cosa in una Turchia blindata nel 79 non accade, però Agca inizia a girare in tondo per 12 paesi e 3 continenti diversi, arriva in Italia un anno e mezzo dopo a Piazza San Pietro e lì colpisce Giovanni Paolo II. Non lo uccide, lo ferisce solamente, ma in ogni caso porta a termine il suo mandato. Molti guardano oggi ai lupi grigi come non soltanto gli esecutori, ma gli stessi mandanti. I lupi grigi erano alleati del governo militare turco che compie il golpe del 1980. A quel punto i militari espellono i lupi grigi dalla Turchia, loro si riversano in Francia, in Austria, in Germania, sono fortemente antioccidentali, antieuropei, anticristiani, panturchi, e pensano di fare la loro vendetta rivolgendosi a questo punto contro chi pensavano li avessero traditi. C'è una lista lunga di obiettivi, tra cui Margaret Thatcher, il presidente del Parlamento europeo Simon Weil, il segretario generale dell'ONU Kurt Waldheim, il presidente sovietico Leonid Brezhnev e infine il papa polacco Karol Wojtyła. Mehmet Ali Agca e i suoi sodali si concentrano soprattutto sull'obiettivo del papa polacco.
Ezio Mauro, due date, 9 novembre 1989 crolla il muro di Berlino, 1 dicembre 1989, 21 giorni dopo, Gorbaciov arriva in Vaticano, sono 21 giorni e insomma cambia il mondo in questi 21 giorni. Non c'è dubbio, quell'incontro, Gorbaciov è accompagnato dalla moglie Raissa. Sì. Quell'incontro è particolarissimo. Ho chiesto una volta a Gorbaciov, può parlare del suo incontro col Papa? E lui mi ha risposto, quanto tempo hai? Prima che io potessi rispondere, mi ha detto, no, perché io posso parlarne fino a domani mattina. Quando siamo andati con Paolo Mieli, eravamo alla stampa, a prendere gli articoli che Gorbaciov scriveva per la stampa e il New York Times distribuiva in tutto il mondo, Gorbaciov ci ha consegnato un articolo sul Papa che gli avevamo commissionato, per così dire, e in quell'articolo c'è un passaggio importantissimo. Lui dice, senza questo Papa polacco e slavo, nulla di quello che è accaduto nei paesi dell'Est sarebbe stato possibile. Detto dal segretario generale del PQS. Eh sì, il mondo capovolto. Il mondo capovolto. Gli ho chiesto, può fare una dedica per il Papa? Io vedo di fargli arrivare l'articolo. E lui ha scritto, dopo averlo firmato, ha scritto O Pope Veriscum per il Papa di Roma. Ho chiesto al Papa di portargli, di potergli portare questo articolo. E gli abbiamo, con Mieli gli abbiamo messo davanti il testo in cirillico dell'articolo di Gorbaciov, che non era ancora uscito. Che lui sapeva leggere perfettamente. Sì. Certo. E io gli ho letto in italiano l'inizio dell'articolo. Quando sono arrivato a quel passaggio, il Papa ha posato l'articolo e ha detto «Ma senza questo segretario generale, ugualmente, nulla di quello che è accaduto sarebbe stato possibile». Quindi si sono dati un riconoscimento reciproco. Assolutamente. Probabilmente questo riconoscimento era già venuto fuori nell'ora di colloquio assolutamente privato che avevano avuto prima, diciamo, dell'incontro ufficiale in Vaticano, no? Perché un'ora avevano parlato, sì, da soli. Gorbaciov parla anche di questo nell'articolo. Ah. Dice, in quell'incontro è scattato qualcosa di magnetico. Quindi evidentemente i due uomini si sono presi e si sono riconosciuti un ruolo nel cambiamento epocale della storia d'Europa. Certamente. Io adesso ti faccio ascoltare un altro contributo di Fabio Zavattaro, che è uno storico vaticanista della RAI, che cerca di spiegarci anche come Wojtyła ha cambiato, diciamo, l'approccio di un pontefice nei confronti del mondo, della gente, no? In fin dei conti Wojtyła è stato il primo che ha accettato le interviste al volo dei giornalisti, ha proprio dato questa sensazione di energia dinamica da giovane uomo che era quando è stato eletto. Sentiamo che cosa ha cambiato rispetto a un papa raffinatissimo come Paolo VI, un molto sobrio, sì. E un altro come Albino Luciani, che però per soli 33 giorni ha governato la Chiesa. Sentiamo Zavattaro. Eletto Papa a 58 anni, il pontificato di Giovanni Paolo II, durato più di 5 lustri, come dire, almeno 8 legislature italiane, 5 presidenti degli Stati Uniti, ha attraversato la storia del XX secolo, lasciando una profonda eredità religiosa. È stato anche testimone e artefice della caduta dei regimi dell'Est. Il racconto del suo pontificato però non può che iniziare da quel «non abbiate paura», pronunciato il giorno dell'inizio della sua missione, con l'invito ad aprire le porte a Cristo, i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici. È il primo Papa che oltrepassa la Cortina di Ferro, 1979. Viaggio nella Polonia ancora sotto tutela del regime comunista di Mosca. Il suo italiano, segnato da alcune parole latine, se mi sbaglio mi correggerete, ha subito vinto per simpatia.
È stato chiamato il nuovo Mosè, il Globetrotter di Dio per i suoi numerosi viaggi. Si è misurato con la crisi del cattolicesimo, con un occidente secolarizzato, sempre più come leader globale. E anche il Papa che ha messo il Concilio come guida del XX secolo. Ha compiuto gesti che sono davvero passati alla storia. La visita alla Sinagoga di Roma, l'abbraccio con il rabbino capo Toaf, un viaggio di pochi chilometri per i quali sono occorsi 2000 anni. Al Tempio Maggiore ha ribadito con forza il no del Concilio all'antisemitismo. A ottobre 1986 ha voluto ad Assisi i leader di tutte le religioni insieme per pregare per la pace. Ancora a Berlino, non più divisa dal muro, per passare sotto la porta di Brandeburgo da ovest verso est, giugno 96, per dire che la libertà non è un lasciapassare. Parole che nascondono la preoccupazione di un mondo che si allontana sempre più da valori e verità. All'inizio della Quaresima del 2000 in San Pietro vuole la giornata del perdono, sette mea culpa per le violenze, discriminazioni e colpe compiute dalla Chiesa nei secoli. È il Papa che con forza chiede pace andando a Sarajevo, a Beirut, ancora ferite dal conflitto, che dice mai più la guerra prima dell'attacco americano in Iraq. Inventa le giornate mondiali della gioventù e il 13 maggio 81 è il giorno buio, il giorno dell'attentato in piazza San Pietro. Dirà: una mano ha sparato e una mano materna ha guidato il proiettile. Infine è l'uomo mistico, il Papa che crede nella forza della preghiera e che tenacemente segue. Il Venerdì Santo 2005, sono gli ultimi giorni della sua vita, segue la Via Crucis dalla cappella del Palazzo Apostolico, sorretto da quella croce che ha portato lungo le strade del mondo. Era stato già Papa Luciani, diciamo, a spostare un po' l'asse della devozione verso Maria, ma certamente Wojtyła, anche lui, diciamo, è un devoto della Madonna, no? È un... Qualcosa di più. Non dimentichiamo che il suo motto è Totus Tuus. La sua, potremmo definirla così, è una sorta di fede primitiva, non nel senso culturale, nel senso della totalità. È una fede di abbandono, è una fede di sicurezza. Io ti affido il destino della mia vita e il destino della comunità a cui faccio riferimento. E infatti il Papa è convinto che sia la Madonna che ha deviato la pallottola che doveva ucciderlo. Ad averlo protetto. E si collega direttamente alla profezia di Fatima. Non dimentichiamo anche qui che il giorno dell'attentato è dell'anniversario della cosiddetta apparizione della Madonna ai pastorelli. Che cosa fa il Papa quando va a Fatima? Compie un gesto di devozione quasi materiale, prende il proiettile di Hačka, sparato per ucciderlo, e lo incastona con le sue mani direttamente nella corona della Madonna di Fatima. Con questo gesto piega la curva della profezia mariana fino a farla coincidere con la curva della propria biografia personale, ponendosi come il predestinato del disegno divino. Perché non dimentichiamo che nel terzo segreto cosiddetto di Fatima, Suor Lucia dice di aver visto le fiamme dell'inferno, di aver visto la scena della guerra mondiale, di aver visto il totalitarismo sovietico e di aver visto il Papa vestito di bianco che saliva la collina e veniva ucciso. Sì. Quindi la profezia, secondo Wojtyła, si compie integralmente, ma la Madonna interviene per salvare il Papa devoto e per salvare il capo della cristianità. Senti, c'è una contraddizione che molti vedono in Papa Wojtyła, ovvero questa sua capacità di stare nel mondo, proprio anche fisicamente con il corpo,
e quindi di dare appunto un impulso completamente diverso alla figura di un pontefice, nello stesso momento di essere in realtà poi un conservatore, un tradizionalista. Se ricordi, credo fosse il primo viaggio, se ci fanno vedere la fotografia di quando lui arrivò in aeroporto e c'erano i preti della teologia della liberazione inginocchiati, e lui andò col dito davanti alle telecamere in Mondovisione a rimproverarli perché non dovevano, eccolo lì, vedi, non dovevano schierarsi politicamente. In realtà quei preti della teologia della liberazione pensavano di avere, no, un alleato, e si trovarono invece un papa che ripristinò dei confini rispetto alla loro attività pastorale. Ma è un papa molto tradizionalista che aveva su di sé tutti i segni di una chiesa repressa. Lui era polacco. Io ricordo che quando è stata restituita alla Chiesa Cattolica di Roma, come la chiamano in Unione Sovietica, la chiesa principale di Lvov, di Leopoli, nella Galizia, ai confini con la Polonia, sì. Sono andato a raccontare questa cerimonia, e il vescovo era una persona che non aveva un vestito da prete. L'inviato di Roma, che era un vescovo, un monsignore polacco, si è tolto in casa di questo vescovo il vestito, gliel'ha messo, l'abbiamo aggiustato con degli spilli perché era troppo lungo, perché lui aveva fatto il lattoniere, l'autista di ambulanze e qualche altro mestiere, e quando era stato arrestato per le messe dette nei boschi teneva un acino d'uva in un buco della parete a fermentare, e un pezzo di mollica di pane per celebrare mentalmente, mi ha detto, la Santa Messa la domenica. Il Papa era figlio di questo mondo, anche se la Polonia era un po' diversa, perché la presenza della spiritualità religiosa cristiana e cattolica era fortissima, permeava tutta la società, però il Papa era figlio di quella situazione. Sì, c'è da dire che, ma questo qui entriamo, diciamo, in un percorso diverso e anche per certi versi mai provato fino in fondo. A un certo punto Wojtyła convince Marcinkus, Monsignor Marcinkus, che guidava lo IOR, la Banca Vaticana, a far avere a Solidarność, che in quel momento combatteva il regime polacco, i finanziamenti necessari a continuare, diciamo, questa rivolta che poi porta la Polonia, no, al collasso in qualche modo, con il generale Jaruzelski, che veniva convocato la notte nel vagone di Andropov al confine, il quale lo minacciava di invasione ogni giorno. Insomma, poi a un certo punto lui la politica la fa, però. L'ha fatta, l'esercizio della sua fede religiosa è stata una battaglia politica negli anni in cui era in Polonia. Eh sì. E quindi tutto questo ha continuato a farlo da pontefice, con un'intesa inaspettata probabilmente anche per lui, con il capo di una Russia che stava cambiando e da Unione Sovietica stava diventando di nuovo Russia in qualche modo, poi lo è diventata traumaticamente. Sì. Ma ho chiesto a Lech Walesa 2 anni fa a Danzica, che era il leader di Solidarność, e che ha nel suo ufficio, alle sue spalle, una gigantesca foto di Wojtyła. Ho chiesto che cosa ha significato Wojtyła in relazione alla battaglia per la libertà che ha combattuto Solidarność e anche alla caduta del comunismo. Lui mi ha detto semplicemente: è stato decisivo. Non lo ha fatto cadere lui, ma è stato decisivo, perché il sovvertimento determinato da un suddito dell'impero sovietico che diventa capo della Chiesa ci ha fatto capire che si era aperto un varco, e in quel varco potevamo infilare tutte le nostre speranze e la nostra disperazione. Voi non potete capire, mi ha detto Walesa, mi ha detto, tu sei sempre vissuto nella libertà, non puoi capire cos'era quel muro che era a Berlino, molto lontano, ma ci ricordava ogni mattina che noi eravamo sudditi. Certo.
E lui dice, quando è venuto un anno dopo la sua elezione, Wojtyła, in Polonia, e c'era un milione di persone che pregava inginocchiata, abbiamo capito che forse si poteva cambiare la situazione. Il comunismo, dice Valuenza, sarebbe caduto lo stesso, ma in che modo e a che prezzo? In qualche misura si può dire che Wojtyła ha esercitato una sorta di protezione, di garanzia su questo passaggio, ha evitato lo spargimento di sangue. Sì, e in effetti poi politica l'ha sempre fatta Wojtyła, al punto che quando andò in Terra Santa, un viaggio storico, fece il famoso discorso in cui disse giustizia per tutti, andò al muro del pianto a chiedere perdono e poi andò però a incontrare anche Arafat, il capo dell'OLP. E questo ci riporta un po' a oggi, perché insomma abbiamo visto in queste ore, anche poco fa, pioggia di razzi dalla striscia di Gaza verso Israele e gli attacchi israeliani contro Hamas. Ti faccio vedere questo contributo che riassume un po' ieri e oggi. Immagini che purtroppo sono tremende e sono di queste ore. Speriamo che davvero, diciamo, la situazione si congeli quanto prima. E Papa, abbiamo visto, già malato, già affaticato, però molto determinato, insomma. Tant'è che lui voleva anche andare in Iraq e poi ci andrà invece Francesco. Non gliel'avevano consentito in quel momento. C'è... Fisicamente esprime, prima con l'energia di cui parlavi, questa vitalità, sì, che ricorda un po' la vitalità di Gorbaciov nei suoi primi anni. Eravamo abituati all'immobilismo monumentale di Cernienko, no? Sì, la disinvoltura di Gorbaciov era... Certo, proprio un cambiamento anche antropologico, sì, sembrava. Sì. E Wojtyła anche porta questo stile completamente diverso. E questo impegno anche fisico nella sua testimonianza. E poi questo corpo ormai degradato, che il Papa trascina con un senso del sacrificio per il dovere che deve compiere. Queste immagini si ce lo ricordano, no? Perché sì, si possono benissimo interpretare così. Ce lo ricordiamo. L'altro elemento è quello di questa politica estera globale che il Papa sta giocando. Mi ricordo che negli anni in cui ero corrispondente da Mosca, guardando spesso all'azione di Wojtyła come pietra d'inciampo per il potere sovietico, mi sono detto che era una figura che non c'era stata in precedenza e non ci sarà più dopo,
perché univa due aspetti, l'antisovietismo e l'anticomunismo radicale, con una cultura che potremmo definire a-occidentale. Non aveva un punto di vista occidentale, aveva un'idea dell'Europa completamente diversa, che riecheggiava addirittura, un paradosso, alcuni elementi della Casa Comune Europea di Gorbaciov, no? Sì. E poi credo che sia rimasto deluso dopo la fine del muro di Berlino nel vedere che il consumismo aveva sostituito il comunismo e che della libertà ritrovata non veniva sottolineato tanto dalle masse liberate l'elemento spirituale, ma l'elemento appunto del consumo, dell'omologazione allo stile di vita occidentale. Ezio Mauro, io ti ringrazio perché di questo prologo utile ma necessario, perché attraverso questo prologo, adesso fra pochi minuti di pubblicità, entriamo dentro la storia di quell'attentato che ancora contiene moltissimi misteri. Non c'è Grazie. Dubbio. Pochissimi minuti e torniamo. Sono le 22:10 e ci stiamo per immergere nella ricostruzione dell'attentato a Giovanni Paolo II avvenuto il 13 maggio di 40 anni fa. Ma prima vi do un paio di aggiornamenti su quello che sta succedendo in Israele. Dunque, alle 21:35 c'è un'agenzia che dice che è stato colpito un palazzo da parte di Israele, un palazzo di 14 piani che ospitava la struttura di intelligence di Hamas e che comunque i civili sono stati avvertiti prima che le bombe colpissero questo stabile. E poi c'è un'altra notizia che da Canale 12, una TV israeliana, sostiene che Israele si appresta a colpire anche alcuni simboli del potere di Hamas nella striscia di Gaza, ovvero il Ministero delle Finanze, ad esempio. E questo, secondo Canale 12, lascerebbe intendere ciò che peraltro aveva già annunciato il premier israeliano Benjamin Netanyahu ieri, che questo scontro, questa guerra ormai possiamo dire vera e propria, non sarà breve. Ma noi torniamo per il momento indietro al 1981, torniamo indietro di 40 anni. Non so se vi ricordate che cosa accadeva in Italia nei mesi che precedettero l'attentato a Giovanni Paolo II. Se non ve lo ricordate, ve lo ricordiamo noi con questo breve filmato. Per Elisa, puoi vedere che perderai anche me, per Elisa, non sai più distinguere che giorno è, e poi non è nemmeno bella. Con Elisa, guardi le vetrine, non ti stanchi lei. Prende come quando vuole lei, riesce solo a farti male. Vivere, vivere, vivere non è più vivere. Lei ti ha abbracciato, ti ha preso anche la dignità. Fingere, fingere, fingere non sai più fingere. Senza di lei ti manca l'aria. Erano successe di cose prima di quel 13 maggio
1981, ma adesso andiamo proprio a quel giorno, alle 17:17, a quel pomeriggio in cui Ali Agca si appresta a sparare al Papa, e mettiamo quella scena che tutti quanti abbiamo in qualche modo visto o rivisto, la mettiamo sotto una lente di ingrandimento, perché i dettagli sono ciò che spiega o può aiutare a spiegare meglio le cose per come sono davvero andate. Guardate. Roma, Città del Vaticano, 13 maggio 1981. Un giorno che si imprimerà a fuoco nella memoria dell'umanità. Il Papa resta vittima di un attentato nel cuore di Piazza San Pietro. Oggi cardinale di Cracovia, Stanislav Dziwisz è allora il segretario di Giovanni Paolo II e siede nella vettura accanto al pontefice. Tutto succede mentre il Papa sta per iniziare l'udienza generale. Alle 17:17, improvvisamente si odono gli spari. Era il secondo giro della piazza. È allora che si sono uditi gli spari. E subito ho capito che era successo qualcosa di brutto e molto grave. Ricordo che i piccioni che si erano posati sulla piazza si sono spaventati per gli spari e si sono levati in volo. Allora ci siamo accorti che il Papa perdeva le forze. Abbiamo capito che era ferito perché si era piegato. Io l'ho sorretto mentre si accasciava nella vettura e gli ho chiesto se sentisse dolore. E lui mi ha risposto sì, mostrandomi il punto con il dito. Il colpo gli aveva attraversato il corpo. Il proiettile è caduto esattamente fra me e lui, all'interno della papamobile. Non so dove sia finito il secondo, perché non è mai stato ritrovato, ma ci sono stati due spari. La pallottola ha colpito il Papa all'addome. È ancora possibile salvarlo? Con una corsa disperata viene portato in gravissime condizioni al vicino Policlinico Gemelli. All'epoca il professor Bill Marin era assistente presso il pronto soccorso dell'ospedale. L'ho saputo in maniera molto rapida perché io ero presente al Policlinico Gemelli, stavo nella mia stanza. Sono venuti degli assistenti urlando, hanno sparato al Papa. Per arrivare ai 300 metri della sala operatoria, oltre al dislivello, bisogna prima riattivare gli ascensori, perché quando io sono arrivato in cima col fiatone, avevo paura che mi venisse male a me, perché ho dovuto fare 9 piani in salita di corsa. Ho capito che c'erano gli ascensori bloccati per evitare il caos, ma il caos c'era lo stesso. In piazza San Pietro viene arrestato come responsabile un giovane turco, Ali Agca. Secondo le prime indiscrezioni, è un estremista di destra ricercato in patria. Il sospettato, l'arma del delitto e le circostanze presentano fin da subito un quadro molto chiaro. In ospedale, intanto, i medici lottano per salvare la vita alla vittima. Le ferite dentro il corpo sono sempre davanti agli occhi. L'intestino tenue aveva 5 perforazioni.
E la perforazione finale era del colon sigmoideo, del sigma, insomma. E poi l'uscita posteriore. Per fortuna l'uscita posteriore era spostata a sinistra rispetto alla linea mediana, altrimenti sarebbe stato colto anche il midollo spinale. In serata migliaia si radunano in piazza San Pietro. Temono, pregano e cantano per il loro Papa. Quale era l'atmosfera nel mondo? Sembrava che la Terra avesse smesso di girare, perché nessuno poteva mai immaginare che potesse succedere una cosa simile proprio in piazza San Pietro. Un vero martirio. Giovanni Paolo II è già considerato il Papa del secolo, il primo polacco sul soglio di Pietro. Un Papa carismatico, con il dono di conquistare gli uomini. Per molti è un inviato del cielo, per altri una figura controversa. Ad ogni modo, una guida forte per la Chiesa, con una qualità quasi profetica. Ali Agca, il killer, sembra un attentatore solitario. Un uomo apparentemente confuso. Qual è il suo movente? La sera prima dell'attentato prende una camera all'Hotel Isa, vicino Piazza San Pietro. Mi ricordavo di lui soprattutto per la nazionalità, era un cliente turco. I clienti turchi sono molto rari e difficili che girano, quindi mi ricordavo. Era già venuto da noi due volte, un tipo molto tranquillo. Quindi quando abbiamo visto la sera le notizie in televisione sono rimasto quasi scioccato, perché era una persona tranquillissima. Tra l'altro aveva anche pagato anticipato, quindi un ottimo cliente, possiamo dire. Agca è davvero un cane sciolto? Oppure è stato aiutato? Le indagini mettono in luce molte contraddizioni. Il centro di addestramento della polizia a 100 chilometri da Roma. Qui gli esperti della balistica ricostruiscono ancora una volta lo svolgimento dei fatti. Un fatto come quello avvenuto in San Pietro è un fatto molto particolare, col quale dimostra che si tratta di una persona molto preparata, addestrata a fare quel tipo di sparo e soprattutto in una posizione molto anomala. Di solito quando viene fatto un omicidio oppure viene attentato a qualcuno ci si va vicino, sì, a 2, 3, 4 metri, però si spara diciamo in direzione del corpo, in direzione del cuore, in direzione della testa, che sono elementi che sono importantissimi per la vita dell'uomo. Quindi in questo caso invece è stato sparato al Papa in una posizione addominale, che non avrebbe potuto creare assolutamente la morte, oppure le gambe, con la parte bassa del corpo che non contiene organi vitali. Gli esperti della polizia italiana esaminano nell'ordine la posizione di tiro, l'arma e la composizione dei proiettili. Ecco, una pistola semiautomatica con un bossolo che è stato trovato sulla scena del crimine in piazza e un proiettile. Quindi questi sono due elementi che formano una cartuccia che è stata sparata da questa pistola, e abbiamo accertato che questa è l'arma utilizzata per il tentato omicidio del Papa. Una cosa molto particolare di questo proiettile: noi vediamo che è un proiettile camiciato, non è un proiettile in piombo, quindi è un proiettile che non uccide, ma ferisce soltanto. Per cui non è stata utilizzata una pistola che uccidesse il Papa, è stata utilizzata una pistola che la ferisce soltanto.
sono risultati che possono cambiare completamente la prospettiva dell'attentato. È possibile che l'attentatore o gli attentatori volessero mandare un avvertimento? Sparando la persona, possibilmente non ucciderlo, perché ucciderlo avrebbe tolto di mezzo l'interlocutore. Loro avevano bisogno di un interlocutore morbido, di un interlocutore da limitare in qualche modo. Ecco perché lasciarlo in vita. Akça aveva forse solo intenzione di ferire il Papa? E se sì, chi gli ha dato l'ordine di farlo? Nella vasta letteratura sull'argomento, gli esiti degli esami balistici italiani hanno ricevuto scarsa attenzione. Uno dei maggiori esperti su quei fatti è il giudice istruttore Rosario Priore. L'esperienza di lavoro in questo processo è stata molto lunga, di anni, molti anni. Però devo dire che, nonostante le delusioni dell'inchiesta, non ho mai perso l'entusiasmo e tuttora proseguirei, perché c'erano delle tracce che poi si sono perse. Molto interessante quella perizia balistica che ci dice, secondo gli esperti della polizia scientifica, che quelle pallottole non erano pallottole che avrebbero potuto davvero uccidere Wojtyła, anche se poi Wojtyła arrivò quasi in fin di vita in ospedale. Ma anche i colpi di pistola sono stati 2 o sono stati 4? Perché ci sono molte versioni contrastanti su quello che accadde al momento in cui furono esplosi i colpi e negli istanti successivamente a questo tentativo di Akça, che poi è riuscito, di colpire il Papa. Arturo Mari è stato il fotografo dei papi per tantissimi anni, pensate, cominciò a 16 anni con Pio XII e ha fotografato Giovanni Paolo II per 27 anni, scattando solo a lui più di 5 milioni di immagini. Quel giorno, quel pomeriggio del 13 maggio 1981 era a pochi centimetri da lui, perché stava facendo il suo lavoro. Sentite il racconto che ci fa. Il 13 maggio 1981, giornata normale come tutte le altre, né più né meno, lo stesso tragitto, stesse cose, soltanto che quando siamo arrivati quel maledetto giorno all'altezza del colonnato di destra, e lì è successo quello che è successo, tutti sappiamo quello che è avvenuto. Io camminavo alla jeep tenendo la mano così per fotografare il Papa, che l'avevo in primo piano perché ce l'avevo a 50 centimetri, con lo sfondo della gente, e arrivati all'altezza lì del colonnato, tutti dicono che sono stati partiti 2 colpi, dico no, i colpi sono stati 4. Perché? I 2 colpi ufficiali che hanno preso il Santo Padre è stato lì a Akça, per cui il primo colpo l'ha preso sul dito e la pallottola ha schizzato e è uscita fuori. L'altra, parte il colpo, allora attenzione, questo colpo gli entra qui, attenzione, cammina, gira qui, il colpo scende da questa traiettoria, a questa altezza riscende ancora, curva, va a sinistra, esce e cade nella jeep. Nello stesso momento sono state colpite 2 persone polacche, una signora polacca americana e una coppia di polacchi americani sposi novelli, che avrebbe sparato Selik da dietro le spalle del Papa. La jeep è partita di corsa, siamo diventati internamente al Vaticano e davanti al FAS, dove è il pronto soccorso lì, hanno adagiato il Santo Padre in terra perché non c'era niente. Lui stava sdraiato così, con le mani
poggiate sul basso ventre, che si teneva così. Lui ha detto la parola: Madonna mia, assistimi, no, non mi abbandonare. L'autista è stato fenomenale. 6 minuti dall'interno del Vaticano al Gemelli, e sono arrivato 10 minuti dopo del Papa, che lui già stava in sala operatoria, e sono rimasto lì. E poi alla notte, intorno, erano le 4 quasi, abbiamo saputo che fuori pericolo, era in vita. Il terzo giorno dopo l'intervento, io avevo parlato col Cardinal Casaroli, il segretario di Stato, perché che succedeva fuori al Gemelli? Fotografi, cineoperatori si stavano ammazzando per che fare, se vestivano da infermiere, dentro per fare una fotografia al Papa. Come sta? Stai alla porta, come mi vede? Cioè, vedi, figlio mio, siamo vivi, cioè, la Madonna ci ha salvato. E lì è stato il momento che mi sono uscito, non riuscivo più a fare fotografie perché del birino della macchina, allora che mi era andato dentro, non ho visto niente, come stava, che dire. Vabbè, sono uscito, però ecco, non è... Incredibile la traiettoria di quella pallottola, che ricorda anche un'altra traiettoria, la pallottola che uccise John Fitzgerald Kennedy a Dallas. Anche quella fu definita una pallottola intelligente perché aveva fatto un percorso stranissimo. E però, dal punto di vista di Giovanni Paolo II, a consentirgli diciamo sopravvivere a quello sparo e quindi a deviare il corso di quella pallottola sarebbe stata la Madonna di Fatima. Ma adesso, tra un po', entriamo anche nel racconto di cosa accade subito dopo, fra appena pochi minuti di pubblicità. Siamo sempre dentro al racconto dell'attentato a Giovanni Paolo II, ma io continuo a darvi aggiornamenti sulla situazione che si sta, diciamo, così sviluppando tra Israele e la striscia di Gaza. Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato pochi minuti fa che Israele ha il diritto di difendersi, e poi in una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 14 su 15 membri del Consiglio sarebbero stati favorevoli a una dichiarazione comune che chiedesse ad entrambe le parti di ridurre la tensione nell'area, qualcosa, diciamo, di molto così blando rispetto a quello che è accaduto anche oggi con lancio di razzi e bombardamenti sulla striscia di Gaza. Ma noi torniamo al racconto dell'attentato a Giovanni Paolo II, perché ci sono anche molti dubbi, pensate, a 40 anni di distanza, su chi davvero bloccò Ali Agca nel momento in cui cominciava a fuggire da Piazza San Pietro. Si è sempre detto, e l'ho detto anch'io all'inizio di questa puntata, che insomma la storia è che una missionaria di 30 anni, la suor Letizia Giudici, avrebbe visto Agca mentre scappava, sarebbe saltata addosso e lo avrebbe bloccato, poi Agca sarebbe stato preso dalla polizia. Ma qui c'è un altro testimone, attore di quella scena, che si chiama Ermenegildo Santarossa, un gendarme pontificio che per 40 anni non ha mai parlato, e lo ha fatto soltanto in questi giorni per Rai News 24 e adesso per Atlantide. Sentite la sua versione. Quel 13 maggio 1981 avevo portato una coppia di amici al baciamano perché facevano 25 anni di matrimonio. Quando è arrivata la jeep con il Papa all'angolo del colonnato e ho sentito i due spari, ho visto le palombelle, come le chiamano qui a Roma, alzarsi in volo proprio da lì, ho gridato agli altri amici: hanno sparato il Papa. E quelli: ma che sei matto?
sono corso e l'aiutante di camera Franco Ghezzi, quando mi ha visto, Santa Rosa, e prendelo, è quello che viene avanti con la pistola che ha sparato il Papa. Lui si faceva strada perché la folla, man mano che lui avanzava, la folla si apriva così perché aveva paura. E io invece non ho avuto un attimo di paura, l'ho preso e cercavo di portarlo dentro il portone di bronzo per poterlo poi interrogare. Abbiamo preso calci, pugni per poterlo salvare perché la gente voleva linciarlo. E lui mi disse queste tre parole mentre lo stringevo. Mi ha detto: non ho fatto niente per tre volte, non ho fatto niente, non ho fatto niente. C'è la foto dell'attentato che si vede, questo sono io, con i capelli bianchi, e questo è l'attentatore Ali Gaccià. Alla fine, quando, dopo averlo portato dentro, sono andato a raccogliere la pistola e l'ho raccolta proprio io, che lui, quando è stato a un metro e mezzo di fronte a me, me l'aveva quasi tirata addosso, insomma è caduta ai miei piedi, quella pistola ha fatto partire soltanto due colpi ed è veramente, scusate, ma mi commuovo a ricordare, è stato proprio il miracolo a salvare Papa Giovanni Paolo II, la Madonna di Fatima, perché quella pistola non si inceppa mai, invece il terzo colpo non è mai partito. Papa Giovanni Paolo II, alcuni anni dopo ci siamo incontrati, abbiamo ricordato un po' e lui mi ha ringraziato e mi ha chiesto avvenimenti di quel giorno e quindi ho molti, molti bei ricordi. Sono passati tanti anni, non ho mai rilasciato interviste prima di adesso perché forse mi sono invecchiato e adesso mi è rimasto ben poco da vivere e allora voglio che anche la verità venga anche un po' fuori. Emozionante la testimonianza di Santa Rosa, ma devo dirvi che abbiamo ricevuto anche un lungo racconto molto dettagliato da parte di un uomo che all'epoca era un giovane carabiniere, si trovava in piazza San Pietro, il quale sostiene di essere stato lui in realtà a placcare Ali Agca ancora armato per poi consegnarlo a Santa Rosa. Tutte queste diciamo ricostruzioni, queste testimonianze che arrivano anche a distanza di 40 anni possono sembrare inutili, ma in realtà ci dicono una cosa, che nonostante sia passato tutto questo tempo, ancora i dettagli esatti di quello che è accaduto il 13 maggio 1981 non li conosciamo, è mai possibile, guardate. Il processo contro Ali Agca si conclude con una condanna all'ergastolo. Nel 2000, dopo 19 anni di detenzione, Agca ottiene la grazia e viene estradato in Turchia. Agca stesso mostra di non voler contribuire a un chiarimento della vicenda. Le sue dichiarazioni si contraddicono continuamente sui punti cruciali. L'attentatore del Papa vuole forse proteggere i suoi mandanti? Ali Agca, sin dal primo momento, ha finto quasi continuamente. Agca riteneva di portarci per mano, in un certo senso, però certe volte ci portava per mano fino a un certo punto e poi ci buttava, perché chi lo seguiva poi si trovava in certi momenti privo di qualsiasi prova solida che potesse supportare la costruzione. Agca era uno che recitava benissimo e quindi in un certo senso ha giocato molti inquirenti, molti uomini delle polizie giudiziarie e addirittura anche l'opinione pubblica.
Durante le sue apparizioni pubbliche, Akça non dà l'idea di essere un killer spietato, ma piuttosto un individuo confuso. Si autoproclama Gesù Cristo, incolpa i servizi segreti, spiega la sua conversione al cristianesimo e di nuovo si professa credente nell'Islam. Personalmente io so benissimo che Ali Akça non è pazzo, non lo era finché non decise di diventarlo. Due anni dopo gli spari in piazza San Pietro, Giovanni Paolo II visita in carcere il suo attentatore. Dal punto di vista del Papa è un atto di perdono. Dal punto di vista dell'attentatore è forse un'ulteriore occasione per confondere le carte? La scena del pentimento è vera o recitata? In seguito Akça dirà che entrambi hanno parlato della fanciulla di Fatima e del suo ruolo salvifico al momento dell'attentato. Non c'è alcun dubbio che il primo ad intossicare l'inchiesta e tutte le possibili piste che si sono via via sviluppate sia stato proprio Ali Akça. Ma chi è Ali Akça? Da dove viene? E chi sono i lupi grigi di cui faceva parte e di cui forse fa ancora parte? Sentiamo cosa ci racconta a questo proposito Marco Ansaldo. La personalità di Mehmet Ali Akça è poliedrica, è una personalità multiforme. Un presidente storico della Corte di Assisi di Roma come Severino Santiapichi ne ha sempre parlato come della persona più intelligente che lui abbia mai conosciuto. Io ho avuto diversi colloqui in Italia e in Turchia e soprattutto un contatto epistolare nei vent'anni in cui lui è rimasto in carcere in Italia con l'attentatore. Devo dire che è difficile stringerlo ad una verità, soltanto passandoci poi molto tempo fianco a fianco, soprattutto da quando lui è libero a Istanbul, ormai dopo i 30 anni e anche altri 10 passati in Turchia per crimini pregressi, si riesce a cogliere forse qualche pepita, qualche verità che Mehmet Ali Akça lascia cadere dicendo che in fondo il crimine che lui ha commesso è molto più semplice di quello che in realtà è stato compreso nel corso degli anni. Akça apparteneva, come sappiamo, al movimento dei lupi grigi ed è significativo pensare che lui ha sempre coperto nelle 107 versioni diverse che ha dato agli inquirenti dell'attentato i suoi antichi sodali. Oggi il movimento dei lupi grigi è tuttora in auge in Turchia, ovviamente ha cambiato nome dagli Ülkücü, cioè i giovani idealisti, si è trasformato in movimento di azione nazionalista, è un movimento politico anche molto rispettabile per certi aspetti, siedono in Parlamento, sono il terzo gruppo politico più importante della Turchia e se noi vogliamo capire dove va la Turchia, soprattutto tante delle frasi contundenti di Erdogan nei confronti dell'Occidente, nei confronti dell'Europa, contro gli armeni e nella guerra con i curdi, dobbiamo risalire all'alleanza fondamentale che il presidente turco ha oggi con i lupi grigi. Senza lupi grigi, senza questa coalizione elettorale, Erdogan alle urne perderebbe. Da gruppo di terroristi a pilastro del regime turco di Erdogan. Questi sono i lupi grigi e da lì veniva Ali Akça. Lo vedete in questa fotografia alle mie spalle, davanti al presidente della Corte Severino Santiapichi, che fu anche il presidente della Corte del primo processo per il sequestro, l'uccisione di Aldo Moro e dei 5 uomini della scorta, un magistrato rigorosissimo. Ma il punto adesso è che cominciano le piste e la prima pista che viene battuta dagli investigatori porta ad est, perché ci si domanda: Wojtyła era considerato un pericolo così grave per il blocco sovietico da spingere i servizi segreti dell'est a togliergli la vita?
Guardate che cosa ci dice questa nostra ricostruzione. Gli inquirenti italiani incontrano numerose difficoltà. Troppe teorie, troppi possibili moventi. Ma viste le prove raccolte, sembra improbabile che un attentatore solitario in stato confusionale arrivi a tanto. Perché proprio io? Deve essersi chiesto il Papa subito dopo gli spari. Egli stesso ha forse un'idea dei possibili mandanti? Non possiamo pensare che l'attentato ad un Papa così importante, all'inizio della sua carriera, non fosse stato il punto di arrivo di un complotto internazionale di grande rilievo. Il nuovo Papa suscita invidie e ostilità, dentro e fuori la Chiesa. I potenziali mandanti di Ali Agca possono essere stati i servizi segreti stranieri, ma anche oppositori pronti a tutto all'interno della stessa curia. Del resto, in secoli lontani, l'omicidio era una pratica purtroppo frequente per risolvere le dispute interne alla Chiesa. Era molto probabile quindi che Agca non fosse solo nella piazza, ma che insieme a lui ci fossero delle altre persone a conoscenza di quello che Agca avrebbe fatto. E questo, diciamo che nel corso della lunga indagine che ha portato al processo nei confronti di Agca, nei confronti dei suoi complici, è apparso reale. Di uno si sa anche il nome, Oral Selic, che sarebbe stato fotografato mentre fugge dalla piazza. La polizia interroga centinaia di testimoni oculari ed esamina tutte le foto e i filmati ripresi al momento dell'attentato in piazza. Un'immagine indirizza i sospetti verso est. Mostra un uomo, il caposcalo della compagnia di bandiera bulgara, ma che, secondo il parere degli inquirenti, appartiene ai servizi segreti del suo paese. Si chiama Sergei Antonov. L'ordine è forse partito da lui e dunque dal blocco dei paesi comunisti? A quel tempo emerse quasi subito, immediatamente, una pista bulgara e viene fuori dalle stesse dichiarazioni di Agca. In Bulgaria ci sono stato tante volte. Ai giornalisti in attesa, Ali Agca grida di essere stato addestrato in Bulgaria, una missione che all'epoca fa molto scalpore e che trova ancora oggi diversi sostenitori. In pratica noi avevamo fatto fare un'expertise e poi dopo anche un secondo expertise di controllo per sapere esattamente chi era quell'uomo con i capelli neri, gli occhiali neri, baffi neri, basette nere, che era accanto ad Ali Agca mentre Ali Agca sparava al Papa. Era stato detto che fosse un turista americano. Noi abbiamo sottoposto queste foto ad un'indagine di anatomopatologi che usano i computer per fare i loro raffronti ed è emerso per due volte molto chiaramente, con una percentuale di, del 98-97% di credibilità, quindi moltiplicata due, praticamente assolutamente identica, che quell'uomo che era accanto ad Ali Agca non era un turista americano, ma era il signor Antonov, formalmente capo delle aerolinee bulgare in Italia, ma in realtà il capo stazione del servizio segreto bulgaro. Questo capovolgeva tutte le altre ipotesi. Gli spari contro Giovanni Paolo II sono dunque un'operazione bulgara ordinata da Mosca? Una tesi che in piena guerra fredda trova subito dei sostenitori. Sembra quasi ovvio, dato che il Papa contrasta in modo esplicito il blocco comunista. Ma fino ad oggi mancano prove plausibili e le dichiarazioni di Agca al processo fanno pensare che si sia voluto coscientemente creare una falsa pista che portasse a Mosca. Il processo contro il presunto mandante Antonov svela ulteriori bugie dello stesso attentatore.
le sue indicazioni sulla persona e sull'ambiente da cui proviene il bulgaro si rivelano false. Ma perché Akça apre false piste? Nel processo viene alla luce il nome di un altro possibile complice, Serdar Çelebi, il capo dei Lupi Grigi, un movimento turco di estrema destra. Çelebi potrebbe essere stato l'uomo di collegamento fra Akça e i servizi segreti bulgari. L'uomo si difende ancora oggi da tale sospetto. La sceneggiatura del processo prevedeva che Akça avesse agito per ordine del KGB russo e Musa Serdar Çelebi lo avesse aiutato nel suo viaggio attraverso l'Europa, ma era solo una messa in scena, nient'altro. La spiegazione dell'accaduto si trova forse nella patria del colpevole, in Turchia? Ali Akça, orfano di padre, è attirato ben presto dall'ambiente dei cosiddetti lupi grigi. Sotto la guida di Alparslan Türkeş, negli anni 70 questo raggruppamento di estrema destra si macchia di oltre 600 omicidi, soprattutto fra politici liberali e giornalisti. Akça aderisce ai lupi grigi e nel 1979 assassina il giornalista Abdi İpekçi. Viene arrestato e condannato al carcere, ma di lì a poco riesce ad evadere, probabilmente con l'aiuto di elementi della polizia o dei servizi segreti. Qualcuno sembra già levare la sua mano protettrice su Akça. I servizi segreti dell'Europa dell'Est potrebbero avere quantomeno un chiaro movente. Giovanni Paolo II è un fiero oppositore del comunismo ateo e questa campagna sta facendo vacillare soprattutto il regime comunista nella sua patria, la Polonia. Il potere politico è sì un potere, ma non è il solo potere al mondo. Esiste un potere che l'uomo può chiamare potere, che è il potere degli uomini. Il sindacato libero polacco Solidarność si giova di un palese sostegno da parte del Papa. Nella Polonia cattolica si forma così un'alleanza che diventa pericolosa per il potere comunista. Si mettono a punto strategie contro il Papa e la sua politica, ma addirittura spingersi al punto da organizzare ed eseguire un attentato? A ovest, la tesi di un complotto ordito dai comunisti viene accolta con favore. La giornalista americana Claire Sterling è la prima a diffonderla. Anche i servizi segreti occidentali, come la CIA, alimentano i sospetti. La tesi danneggerebbe i loro avversari al Cremlino ed è quindi più che benvenuta. Eppure, all'interno della stessa CIA non si è effettivamente convinti della tesi di un mandato omicida venuto da Mosca o da Sofia. Melvin Goodman, all'epoca capo della sezione Unione Sovietica della CIA, ricorda quei giorni. Era un anno importantissimo. La CIA aveva un nuovo direttore, William Casey, che aveva una ideologia di estrema destra e voleva dimostrare che i sovietici fossero coinvolti col terrorismo internazionale, cosa che non potevamo provare. Inoltre Casey voleva una dettagliata analisi sul coinvolgimento dei sovietici nel complotto per uccidere il Papa. Ma ancora una volta, non solo non c'erano prove credibili, ma avevamo ragione di credere che non solo i sovietici non c'entrassero nulla, ma che avessero avvertito i bulgari che gruppi di estrema destra, soprattutto fuori dalla Turchia, erano coinvolti in queste trame. Ed era quindi consigliabile mantenere le distanze. La pista bulgara venne fabbricata con l'intervento di alcuni giornali che più tardi, di alcuni giornalisti che più tardi sapremo lavorare per testate legate in qualche modo alla CIA. Avevamo una riunione con Bill Casey dove volevamo confutare la sua posizione quando ha affermato: sapete, l'altro giorno, tornando a casa, ho comprato il libro di Claire Sterling sul terrorismo e ho imparato più cose da lei sul terrorismo sovietico che da tutti voi messi insieme.
Quello che abbiamo cercato di fare è stato spiegare che molte delle argomentazioni di Claire Sterling nel libro, che giudicavamo pessimo, erano esempi di disinformazione e cattiva informazione che la CIA diffondeva in Europa, per far sì che la stampa europea facesse apparire l'Unione Sovietica come responsabile. Infatti, una cosa che la direzione generale della CIA cercava di fare a livello operativo era proprio mettere in imbarazzo i sovietici accusandoli di coinvolgimento nell'attentato al Papa. Ma la strategia ci si è ritorta contro. La CIA insinua questa informazione nella stampa europea. Claire Sterling legge la stampa europea e mette tali informazioni nel suo libro e nei suoi articoli. E la notizia ritorna negli Stati Uniti. E questo è uno dei rischi di avere servizi segreti che operano in democrazia. Non sarebbe dovuto andare così. Non si dovrebbe avere un ritorno della propria propaganda che entra nel dibattito politico interno. Ma è esattamente quello che è successo. In effetti, poi, alla fine di queste nostre ricerche e discorsi, che i bulgari fossero i mandanti, gli organizzatori dell'attentato e che alle loro spalle ci fosse il KGB sovietico, è una tesi che è andata scemando, quasi scomparsa in un certo senso. Non credo che qualcuno voglia riesumarla. I retroscena dell'attentato a Giovanni Paolo II vengono esaminati per anni, da inquirenti, giudici e giornalisti. Alla fine emergono tante piste contraddittorie e la verità, nel frattempo, resta sempre ben nascosta sotto un complesso intreccio di false ipotesi. Una falsa pista, quella bulgara, che Antonio Ferrari, inviato speciale del Corriere della Sera, fu il primo a scoprire. Sentite cosa ci racconta. La pista bulgara è una delle più terribili e false notizie che mi è capitato di seguire personalmente nel secolo scorso. Negli ultimi 100 anni è una delle cose più terribili perché è un falso clamoroso, quella che oggi chiamiamo una fake news. Il mondo occidentale, dopo l'attentato al Papa, voleva assolutamente che la Bulgaria comunista fosse colpevole. Era logico, c'era la guerra fredda, quindi il mondo occidentale contro la Russia, i paesi satelliti fedeli alla Russia. La crisi era durissima. Dopo l'attentato al Papa ci furono ritiri di ambasciatori, clima, ripeto, mefitico. Dire che i bulgari erano innocenti sembrava un crimine. Non è vero. I bulgari, su questa storia almeno, erano innocenti. La cosa incredibile è che il nuncio apostolico a Sofia, al quale chiedo ma sono stati bulgari? Non mi fa, no. Sono stati russi? No. Sono stati gli americani? No. A volte la verità è così vicina che ci sfugge. Dico, lei si rende conto di quello che mi sta dicendo? Perfettamente. Ma c'è ancora di più. Quello che Craxi chiamava Belzebù, e cioè Giulio Andreotti, un uomo molto vicino al Vaticano, e lui un giorno aveva detto, ma no, perché i bulgari... E poi improvvisamente mi dice, ma forse ci siamo sbagliati. Dico, bravo, bravo, vi siete sbagliati, sì. Eh sì, perché non abbiamo indagato, forse, morale, aveva capito anche lui delle porcherie che accadevano in Vaticano. La conferma finale l'ho avuta da Giovanni Paolo II. Anni dopo, nel 2003, quando ha deciso di andare a Sofia, anche al mio giornale molti non ricordavano neanche più della pista bulgara, vabbè, sono stati comunisti, bulgari, eccetera. E io chiedo di andare a Sofia e mi dicono un po' sorpresi, ma che ci vai a fare a Sofia? Ci va il Papa, la pista bulgara. Oddio. E il Papa arriva, mi fa chiamare dal suo portavoce. Vado alla mattina e scopro le funzionarie del Partito Comunista Bulgaro, ex, erano lì indaffarate perché dovevano
c'era un ordine del Papa che aveva detto al presidente bulgaro: sappia che non ho mai creduto, non credo e non crederò mai alla pista bulgara, e voglio che venga messo nel comunicato ufficiale. A volte la verità è così vicina che ci sfugge, così ha detto Antonio Ferrari raccogliendo le parole del nunzio apostolico a Sofia, e infatti la pista bulgara svanisce e si comincia a battere un'altra possibilità, un'altra pista, quella dei rapporti oscuri che intercorrevano tra lo IOR, la Banca del Vaticano, gestita da Monsignor Marcinkus, e mafia, banchieri truffatori e criminalità organizzata. È lì che si poteva celare la soluzione, il mistero dei mandanti dell'attentato al Papa? Tra pochi minuti. Il 1981 è l'anno del crack del Banco Ambrosiano, guidato da Guido Calvi, il banchiere di Dio. È l'anno della scoperta degli elenchi della P2 di Licio Gelli e dei rapporti oscuri che Paul Marcinkus, il monsignor Paul Marcinkus, che guidava lo IOR, cioè la Banca del Vaticano, intratteneva con la criminalità organizzata, e attraverso lo IOR passavano miliardi e miliardi che venivano riciclati, ed è lì che vanno a cercare gli investigatori per capire se quella sia una pista possibile per spiegare il senso dell'attentato del 13 maggio in Piazza San Pietro. Fin dall'inizio i sospetti si allargano fino a sfiorare la Curia Romana. Per gli ecclesiastici conservatori, questo dinamico Papa è una spina nel fianco. Intrighi e omicidi appartengono da secoli alla prassi delle contrapposizioni all'interno della Chiesa. E se invece dei funzionari comunisti fossero degli alti prelati i veri mandanti dell'attentato? Questa pista interna, vaticana direi, è nata anch'essa dalle dichiarazioni di Akçay, perché Akçay disse di aver avuto rapporti con dei prelati, di essere stato indirizzato, richiesto da prelati per un'operazione qui. Quindi c'è sempre una fonte, la fonte è quasi sempre le dichiarazioni che Akçay fa per dare una spiegazione del suo comportamento. C'è un indizio inquietante su questa pista interna. Ali Akçay potrebbe aver avuto in qualche modo, già prima dell'attentato, contatti con lo stesso Vaticano. La traccia conduce a una periferia romana. Durante una visita del Papa nel quartiere Tor Tre Teste, all'incontro sono ammessi solo ospiti selezionati. Eppure in una foto è chiaramente riconoscibile lo stesso Ali Akçay tra gli ospiti del Papa. Noi facemmo un lungo lavoro piuttosto pesante con i fotografi ufficiali del Vaticano e con le fotografie che avevano scattato la nostra polizia, per vedere se appariva Akçay in alcune delle tante funzioni che ci sono nello Stato Vaticano. E in effetti venne fuori una ripresa della sua immagine in occasione di una visita pastorale che il Papa fece alla chiesa di San Tommaso d'Aquino nella periferia di Roma. Chi ha reso possibile l'accesso di Akçay a quell'evento così esclusivo? L'invito è servito forse alla preparazione dell'attentato? C'è l'ipotesi anche di una pista interna al Vaticano che ha
prima vista sarebbe una cosa assolutamente incredibile da escludere che preti religiosi si mettono a sparare uno contro l'altro e ancora di più contro il capo di tutta la Chiesa mondiale. Però l'atteggiamento del Vaticano, che è rimasto sempre molto, diciamo, omertoso su questa vicenda, fa sorgere dei dubbi. Torniamo indietro di qualche anno nella storia vaticana. Forse è lì che parte questa trama? Sono soprattutto due papi a scrivere la storia. Nel 1962, con Giovanni XXIII, si impone sulla scena un papa che vuole condurre la Chiesa nella modernità. Il Concilio Vaticano II suscita l'entusiasmo dei sostenitori, ma anche una fiera opposizione. Poi c'è l'improvvisa morte del papa dei 100 giorni, Giovanni Paolo I, che fa nascere sospetti mai del tutto svaniti, ovvero che i conflitti all'interno del Vaticano abbiano contribuito alla sua prematura scomparsa. Giovanni Paolo II sembra condividere le posizioni di coloro che propugnano il ritorno a valori tradizionali, ma sono molti i cardinali che lo osteggiano, soprattutto in Occidente. E nell'ombra si muovono i burattinai di organizzazioni come la misteriosa loggia segreta P2 o congregazioni come l'Opus Dei, che cercano di favorire i propri interessi. C'era una fortissima competizione all'interno del Vaticano in questo periodo fra gruppi contrapposti, per esempio l'Opus Dei schierato a destra a favore della nuova politica più aggressiva del Papa nei confronti dell'Est e dall'altro lato lo schieramento più prudente, capeggiato dal cardinale Casaroli, il segretario di Stato, che viene indicato come membro di un gruppo massonico all'interno della Curia. Antagonista del cardinale segretario di Stato Casaroli è il vescovo Marcinkus, figura molto vicina al Papa, col quale condivide la simpatia per l'emergente sindacato libero polacco, Solidarność. Come presidente dello IOR, Marcinkus fa in modo che alla Polonia arrivino non solo preghiere, ma anche sostegno finanziario. Il Vaticano si ritrova quindi in prima linea nella Guerra Fredda e diventa un obiettivo sensibile. Questo movimento, capeggiato da Lech Wałęsa, è stato sostenuto con soldi offerti da vari paesi occidentali e dagli Stati Uniti e utilizzando i canali finanziari controllati dalla Chiesa Cattolica, quasi sicuramente la Banca Vaticana, lo IOR, secondo il defunto presidente del Banco Ambrosiano, anche dal Banco Ambrosiano, una banca cattolica di Milano, che subiva una fortissima influenza da parte della Chiesa e di Marcinkus della la Banca Vaticana. Come presidente dello IOR, che è a tutti gli effetti la Banca del Vaticano, Marcinkus gestisce affari discutibili con il Banco Ambrosiano di Milano. Sotto la direzione di Roberto Calvi, i soldi della mafia siciliana sarebbero stati girati a Solidarność, senza che il sindacato ne sapesse nulla. Calvi trama con la mafia per risanare il crescente deficit della banca tramite speculazioni ardite, ma il tentativo fallisce. Si può dire che lo IOR insieme al Banco Ambrosiano abbiano partecipato al riciclaggio di denaro proveniente dalla mafia. Si può dire, precisando, che questa tesi viene sostenuta da diversi pentiti mafiosi, pentiti molto credibili. Qualcuno in Vaticano è a conoscenza di queste torbide trame? Quando Calvi entra infine in conflitto con la mafia, chiede aiuto al Vaticano con una lettera personale che contiene la minaccia di lasciar trapelare le equivoche transazioni finanziarie.
Dal Vaticano non arrivano risposte. Pochi giorni dopo, Calvi viene ritrovato impiccato sotto un ponte di Londra. Era forse in possesso di ulteriori prove che riguardavano non solo la mafia, ma anche il ruolo del Vaticano? I moventi dell'omicidio di Calvi sono innanzitutto la copertura dei segreti che stanno poi dietro questo rapporto tra Banco Ambrosiano, mafia, IOR e Vaticano. Già nei primi giorni dopo l'attentato al Papa nasce il sospetto che la vicenda di Calvi possa essere legata al tentativo di omicidio. Figure potenti nella curia volevano fermare l'aggressiva politica verso est del Papa? È una pista suggestiva che, tuttavia, così come la pista bulgara, resta senza prove certe. Allora, in conclusione, vorrei dire che l'idea stessa di colpire un pontefice attraverso un attentato e di poterlo condizionare in questo modo era un'idea grossolana che non appartiene, che non apparteneva né al mondo del Vaticano, neanche, devo dire, al mondo italiano. La valutazione finale della pista interna è che essa ha presentato delle difficoltà nel suo procedere, anche perché molte delle domande a cui si doveva rispondere in effetti forse attenevano all'essenza della sovranità. Ho già sbagliato due o tre volte in questi anni confondendo Roberto Calvi, che era presidente del Banco Ambrosiano, con Guido Calvi, che invece era un avvocato ed è stato uno storico parlamentare del Partito Comunista, me ne scuso. Ma adesso siamo sempre dentro alle varie piste che si sono susseguite nella indagine sui mandanti dell'attentato a Giovanni Paolo II. E insomma, adesso stiamo dentro di nuovo la figura di Ali Agca, che non c'è dubbio che abbia avuto delle coperture e dei sostegni per poter attraversare l'Europa ed arrivare fino in Piazza San Pietro quel 13 maggio del 1981. Considerando poi un altro aspetto, che i lupi grigi, che come abbiamo sentito sono oggi una delle colonne portanti del regime di Erdogan in Turchia, non erano infiltrati dal KGB. Tutt'altro, guardate. Oltre alla ricerca di complici bulgari o interni al Vaticano, c'è un'altra possibile pista che finora, almeno pubblicamente, è stata poco percorsa. Una traccia che ci porta nel cuore di oscure attività dell'Occidente, nella fase finale della Guerra Fredda. Il punto di partenza è la foto di un complice che quel giorno sembra darsi alla fuga subito dopo gli spari in Piazza San Pietro. L'uomo si chiama Oral Çelik e verrà in seguito processato a Roma. Durante il dibattimento emerge chiaramente che Çelik, come Akça, appartiene agli estremisti di destra, i lupi grigi. Inoltre mantiene i collegamenti con i servizi segreti occidentali. In tribunale viene difeso dall'avvocato italiano Michele Gentiloni. Durante tutto il periodo del processo, Oral Çelik ha sempre continuato a riferire che la sua vicenda si doveva inserire in un quadro di servizi di informazione europei e anche turchi.
diceva che la sua vicenda era una vicenda costruita, una vicenda complessa in cui i servizi avevano una importanza fondamentale. Quindi non diceva mai di essere una persona solitaria che era organizzato da solo o con qualcun altro, ma diceva che lui operava nel quadro di una vicenda legata ai servizi di informazione. Lo ripeteva continuamente. Tramite Oral Çelik, la pista ci riporta di nuovo in Turchia. Un paese che a causa della sua collocazione geopolitica durante la Guerra Fredda gioca un ruolo fondamentale, soprattutto per gli strateghi della NATO. La situazione geopolitica della Turchia è sempre stata estremamente importante e quindi, di conseguenza, il suo ruolo era decisivo per la sicurezza dell'intero Occidente. Questo è un dato storicamente provato e innegabile. E la Turchia, durante la Guerra Fredda, aveva una posizione strategica nell'est, perché era l'unico membro della NATO che confinava direttamente con l'Unione Sovietica, quindi tutti gli altri paesi della NATO, per poter dormire sonni tranquilli, dovevano poter contare in ogni momento sulla lealtà della Turchia. Per la NATO è in gioco la sicurezza del fianco sudorientale. E i militari sono considerati gli interlocutori più affidabili in un paese allora instabile come la Turchia. Si cercava di arginare la crescita dei partiti di sinistra e sotto questo aspetto gli anni 78-79 e quelli successivi sono stati molto difficili. In quel periodo è aumentata la violenza perché la violenza era organizzata ai massimi livelli e intendo che si trattava di crimini organizzati ai massimi livelli. Il caos era diffuso nella società e il fine era sconvolgere la vita stessa della società. Il colpo di Stato militare del 1980 provoca numerosi morti e violazioni dei diritti umani. Già allora alcuni osservatori sollevano il sospetto che il golpe avvenga con l'approvazione della NATO e degli Stati Uniti. E nel mezzo di una situazione poco chiara ritroviamo i lupi grigi con Oral Çelik e Ali Akça. Chi l'ha voluto? Una simile domanda non va neanche posta. Lo stesso giorno del golpe, la CIA e gli Stati Uniti hanno annunciato che la Turchia era stata spinta, attraverso la guerra civile, fino a un colpo di Stato militare. E la giunta militare aveva quindi preso il potere. Io posso dire, e questo è un mio parere personale, che i lupi grigi erano nazionalisti per la Turchia, ma anche razzisti. Se si fosse manifestata una minaccia comunista nel paese, dovevano costituire un fronte di resistenza per opporsi. I lupi grigi hanno rapporti con i servizi segreti occidentali. Forniscono quindi degli specialisti per missioni particolarmente delicate? Ali Akça e gli altri appartenenti ai lupi grigi avevano rapporti con i servizi europei. Sicuramente hanno fatto dei servizi ai servizi, hanno fatto dei servizi che le autorità ufficiali di uno Stato europeo non possono permettersi. Nel 1979 Ali Akça spara e uccide il giornalista turco Abdi İpekçi. L'omicidio sembra organizzato dai lupi grigi, ma nessuno vuole assumersi la responsabilità di tale azione. È stato ucciso un giornalista di sinistra, Abdi İpekçi, e la propaganda ha concluso che l'esecutore fosse uno dei nostri, un tizio di nome Ali Akça, che fino ad allora era un perfetto sconosciuto per noi, quindi era tutto assurdo. Non apparteneva all'organizzazione e non era al servizio di nessuno. L'omicidio di İpekçi suscita l'attenzione di ambienti collegati ai suoi avversari. Akça finisce in prigione, ma riesce a evadere quasi subito. Chiaramente può contare su un valido aiuto dall'esterno. Ho
A quel tempo mi ero già dimesso da ministro. Un giornalista venne da me e mi disse: Agcha è evaso. E io: no, lo hanno fatto uscire. Un detenuto non fugge così facilmente dalle nostre prigioni. Ha bisogno di aiuto dall'interno o dall'esterno. Vuol dire che qualcuno dentro o fuori dal carcere o tra il personale carcerario deve averlo favorito nella fuga. Ali Akçak passava sotto gli occhi di tutti, passava le frontiere come niente fosse, e lui non è stato mai fermato. Chi c'è dietro questa evasione? Settori delle autorità turche? I lupi grigi? Oppure i servizi segreti di una potenza straniera? Eccoci a un punto cruciale. Dopo aver bruciato 3 o 4 piste, gli investigatori arrivano addirittura a sospettare che dietro l'attentato a Giovanni Paolo II ci siano proprio dei servizi segreti occidentali, addirittura la struttura di Gladio. E questo è un momento di svolta. L'ipotesi è che l'Occidente abbia alzato, diciamo, messo in moto Ali Akçay, gli abbia manovrato la mano per tentare di uccidere il Papa in modo da colpire Mosca. Guardate questa altra ipotesi. Nei paesi della NATO, in Turchia, Germania, Francia, Stati Uniti, c'erano persone che operavano all'interno di reti clandestine chiamate Stay Behind, che erano una sorta di eserciti segreti, così come i lupi grigi. E queste persone agivano praticamente indisturbate, non venivano mai catturate né interrogate, avevano come un'immunità diplomatica, sebbene agissero per lo più come torturatori o assassini. Ed è qualcosa che abbiamo visto succedere anche con Ali Akçay, l'attentatore del Papa, il quale aveva piena libertà d'azione e non è mai stato interrogato né arrestato. Nei mesi successivi all'evasione, Ali Akçay gira mezza Europa. Chi lo abbia aiutato e perché è una delle domande chiave nella ricerca dei mandanti dell'attentato al Papa. Oltre ai lupi grigi e ai servizi segreti dell'Est, si sospetta il coinvolgimento anche dell'organizzazione Gladio. Gladio è una sorta di esercito segreto della NATO che, nell'eventualità di un'invasione sovietica in Occidente, dovrebbe organizzare la resistenza. Ma Gladio sviluppa una sua pericolosa autonomia intervenendo negli anni 70 nella politica interna dei paesi occidentali, soprattutto in Italia e in Turchia. I combattenti di Gladio compaiono ogni volta che si tratta di evitare la formazione di governi di sinistra nei paesi della NATO, anche usando il terrore. Il terrorismo è lo strumento per far vivere la popolazione nella paura e nell'incertezza. Quello che abbiamo scoperto è che durante la Guerra Fredda, nella maggior parte dei casi, sono i servizi segreti a commettere attentati terroristici per gettare la popolazione nel terrore, per mettere in cattiva luce un avversario politico o per estendere un sistema di sorveglianza che era ancora piuttosto primitivo. Bisogna capire che i servizi segreti cercano continuamente di pilotare la democrazia e, per così dire, spingere le persone come pecore da una parte all'altra, e a tale scopo si sfrutta il fenomeno del terrorismo. Volevo dire che il terrorismo internazionale è uno strumento del regno, cioè i governanti di un determinato paese affondano le loro mani, mettono piene mani nel terrorismo e fanno di tutto per governarlo. È dimostrato che i lupi grigi avevano contatti con i servizi segreti turchi ed è dimostrato che questi servizi segreti avevano contatti con la CIA. Possiamo quindi affermare che i lupi grigi erano legati a Washington in modo diretto e indiretto. Il coinvolgimento dei potenti servizi segreti occidentali potrebbe quantomeno spiegare l'enigma su come Ali Akçay si sia mosso liberamente in Europa nonostante un mandato di cattura internazionale. Ma se i servizi segreti abbiano effettivamente impartito l'ordine dell'attentato o se abbiano solo lasciato Akçay libero di agire, è ancora oggi un argomento dibattuto. Il sistema che si nascondeva dietro Mehmet Ali Akçay era stato inizialmente accostato ad un gruppo di idealisti, o meglio, di estremisti di destra, ma poi si è scoperto
che tale organizzazione era, in poche parole, il corrispettivo o la versione turca della cosiddetta organizzazione Gladio, una rete clandestina che era nata in Italia ed era stata poi imitata in Turchia da gruppi estremisti. In seguito si è scoperto che questo stesso gruppo era attivo anche in Europa. Si trattava di giovani uomini che venivano usati da Gladio come sicari e molti provenivano da un'organizzazione giovanile della destra turca, l'Ülkücü. Ma allo stesso modo bisogna dire che anche nelle stesse file della sinistra, all'epoca, c'erano molti uomini pronti a compiere azioni analoghe. Se analizziamo il quadro da un punto di vista storico, dobbiamo valutare il coinvolgimento di certi ambienti. Quindi la NATO, la CIA o i servizi segreti turchi potrebbero effettivamente aver armato questi individui. Dopo l'attentato, Giovanni Paolo II diventa una delle figure più autorevoli del nostro tempo. Gioca un ruolo decisivo nella caduta del comunismo e nella battaglia contro il male rappresentato dal materialismo globale. Se l'attentato doveva interrompere il cammino del Papa nel mondo, allora Ali Agca e i suoi presunti mandanti hanno fallito. L'unica cosa perfettamente riuscita è stata nascondere fino ad oggi i loro moventi. Gli spari del 13 maggio 1981 restano uno dei più grandi enigmi irrisolti del XX secolo. Nel mondo dell'intelligence quasi mai le cose sono come sembrano e la verità è sempre diversa o quantomeno più completa di quanto non venga raccontato. La cattiva informazione è informazione falsa e la disinformazione è un'informazione concepita come falsa notizia che deve diffondersi e influenzare l'opinione pubblica. Beh, nel processo per l'attentato al Papa non siamo arrivati a una conclusione, nel senso che resta tutto ancora nel vago, ancora non si è capaci di dire una parola finale. Col tempo io credo che la verità possa venire fuori, però la verità storica ci mette molto tempo. Col tempo una verità potrebbe venire fuori, l'auspicio del giudice Rosario Priore, che ha indagato per moltissimi anni sull'attentato a Giovanni Paolo II. Col tempo la verità non è venuta fuori, neanche nel caso di Emanuela Orlandi, scomparsa nel 1983, un caso che ha toccato lo stesso Giovanni Paolo II, che, come dicevo prima, più volte si è speso per cercare di trovare il modo di far tornare a casa Emanuela. Ma questo non è mai accaduto e ne parliamo tra poco qui in studio con Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, e l'avvocatessa Laura Sgro, che difende la famiglia. Tra pochi minuti di pubblicità. Quarant'anni dopo l'attentato a Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro, nulla si sa sui mandanti di quell'azione. E c'è come una cortina impenetrabile che nasconde questo segreto contro la quale hanno sbattuto tutti gli investigatori nell'arco di questi decenni. Naturalmente quell'atto compiuto da Ali Agca ha modificato nel corso del tempo anche il modo di proteggere la sicurezza dei papi, nonostante il loro carattere imprevedibile. E come ce lo spiega Luigi Carnevale, che è l'attuale responsabile dell'ispettorato presso il Vaticano della Polizia di Stato. Quel tragico attentato ha rappresentato uno spartiacque nell'attuazione dei servizi di sicurezza in Piazza San Pietro e anche a tutela dei pontefici. Sono stati introdotti sistemi di sicurezza tecnologicamente avanzate, ma è stato anche incrementato il personale con figure altamente
professionali. Si è provveduto ovviamente a delimitare il raggio di azione dei possibili attentatori con un sistema integrato che vede come cabina di regia la Questura di Roma, la partecipazione anche delle altre forze di polizia, in stretta collaborazione ovviamente con i colleghi della Gendarmeria Vaticana. Ma non dobbiamo dimenticare che questo è un luogo sacro, il luogo frequentato da fedeli, da persone che vengono a pregare, e quindi c'è bisogno di coniugare questa esigenza di sicurezza con l'esigenza dell'accoglienza. Per cui il nostro personale è chiamato a operare col massimo rigore, ma con il sorriso sempre sulle labbra. La lunga storia del papato di Giovanni Paolo II non è stata segnata soltanto da quell'attentato, ma anche da un altro caso irrisolto che lo ha toccato da vicino, la scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta il 22 giugno del 1983. E ne parliamo adesso e poi vedremo la ricostruzione di quello che è successo con Pietro Orlandi, fratello Emanuela. Buonasera Pietro, grazie di essere qui, prego. Grazie a voi. E con Laura Sgro, che è l'avvocatessa della famiglia Orlandi. Buonasera avvocatessa Sgro. Buonasera. Pietro, sono passati 38 anni, noi siamo sempre qui, diciamo, a sostenere la vostra richiesta di verità e anche di giustizia. Ma come ti senti dopo 38 anni senza, diciamo, qualcosa di concreto a cui aggrapparti? Malissimo, specialmente perché sono passati 38 anni e dopo 38 anni continuo a vedere intorno a me troppa ipocrisia, troppa vigliaccheria, troppe persone che si nascondono, che sanno quello che è successo ma continuano con il loro atteggiamento che io definisco omertoso. Tu hai detto, io finché non ho, come dire, non vedo anche i resti di Emanuela, per me continua a essere viva. No, per me è un dovere continuare a cercarla viva finché non ne ho la prova concreta, finché non trovo i resti, se ci sono. Certo. Avvocatessa Sgro, alcuni mesi fa c'era stato, diciamo, un evento che tutti speravano che potesse portare a una svolta nella storia della scomparsa di Emanuela, cioè l'apertura di un paio di tombe nel cimitero teutonico all'interno della città del Vaticano. Come sono andate le cose? I fatti sono stati pressoché surreali, che le tombe, come lei sa, sono risultate essere vuote. L'ufficio del promotore ci ha condotto posso presso... aggiungere, avvocatessa, vuote e molto pulite? Eccessivamente pulite, ha perfettamente ragione, dottor Purgatori. L'ufficio del promotore, dopo l'apertura delle tombe, ci ha portato, in un momento in cui noi non eravamo presenti, presso un ulteriore luogo che era all'interno del collegio teutonico, dove c'era un ossario e sono stati fatti dei rinvenimenti sull'ossario del teutonico. C'è stato un confronto tra i nostri periti e i periti del Vaticano, sono stati selezionati alcuni campioni ossei e il Vaticano molto velocemente, sulla base di una merendaggine di natura strettamente visiva, ha catalogato questi resti come antichi o molto antichi. Quindi l'occhio bionico, mi permetto di dire, dei periti vaticani ha bollato come vecchissimi questi reperti. E invece? Peraltro, prego. E invece? Peraltro no, voglio aggiungere che ulteriori approfondimenti sono stati delegati alla famiglia Orlandi a carico anche economico della famiglia Orlandi. Pietro e la sua famiglia si sono fatti carico, anche per correttezza e per completezza di indagini, di fare ulteriori approfondimenti su questi reperti ossei, che comunque non sono risultati così tanto antichi come era stato paventato dall'occhio dei periti vaticani. Per cui è venuto fuori che ci sono stati dei reperti, c'erano dei reperti successivi al 1900, questo è stata un'analisi fatta dall'Università del Salento. Il dottor Portera, che è il nostro consulente genetista, ha fatto ulteriori approfondimenti e ha rinvenuto
peraltro dei campioni femminili successivi alla datazione del 1950. Quindi è chiaro che non c'è Emanuela in quei reperti, ma non è neanche vero che le analisi andavano fatte così come è stato dato, sono state date indicazioni dall'ufficio del promotore di giustizia dello Stato della Città del Vaticano. Francamente, cioè, tutto ci è sembrato assolutamente fuori da ogni logica. Peraltro vorrei anche aggiungere che noi avevamo chiesto l'apertura di due tombe per l'appunto risultate pulitissime e non di andare ad analizzare un ossario intero, peraltro a carico della famiglia Orlandi. Sì, Pietro, quel giorno tu eri emozionatissimo. Ci siamo parlati nel pomeriggio, sì. Mi ricordo che eri molto, diciamo... Beh, avevo paura di trovare Emanuela là dentro. Lo so, questo lo capisco perfettamente. Però nello stesso tempo, diciamo, quella così concessione che era stata fatta dal Vaticano sembrava l'inizio di una apertura, di una svolta, no? Anche nei rapporti, diciamo, tra voi che chiedevate e loro che fino a quel momento si erano sempre trincerati dietro un silenzio, un non rispondere. No, è stata una grande sceneggiata, secondo me. Prima perché loro sapevano perfettamente che quelle tombe erano vuote, non potevano non saperlo. E la cosa importante, più che le due tombe, è la stanza che è stata trovata sotto quelle due tombe. Cioè? Noi abbiamo, una delle tombe è stata aperta, c'erano solo materiali dell'Ottocento, terriccio, non c'era niente, hanno scavato gli operai, hanno fatto un buco, hanno visto che sotto c'era una stanza, sono entrati, era una stanza in cemento armato, 3 metri per 3 metri, alta lo stesso 2-3 metri, in cemento armato, quindi materiali molto più recenti. E il dubbio era come si entrava, perché non c'erano porte, non c'erano finestre. Invece di fronte alla famosa tomba dell'angelo, sì, per terra c'era una lastra di marmo con 4 pioli, bastava sollevare i 4 pioli e si accede a quella stanza di sotto. Scusa, a proposito della tomba dell'angelo, che era l'indicazione, sì, cioè questa indicazione vi era arrivata non in forma anonima, vi era arrivata, diciamo, da qualcuno che si era... Qualcuno, persona all'interno del Vaticano. All'interno del Vaticano, che si era comunque con voi palesato, si era... Per questo io volevo che si aprisse un'inchiesta interna prima di arrivare ad aprire, perché avrei voluto verbalizzare, avrei detto chi erano queste persone, avrei voluto che ascoltassero queste persone e perché ci volevano portare su quella tomba. Invece il Vaticano ha voluto fare questa uscita mediatica enorme, apriamo due tombe per dimostrare che facevano qualcosa, tanto probabilmente sapevano che all'interno di quelle tombe non c'era niente. L'attenzione mediatica mondiale, devo dire mondiale, in quel momento era soprattutto su quella stanza vuota. Sì. Loro hanno spostato in un attimo l'attenzione su due ossari, quindi l'attenzione si è spostata su quei due ossari, hanno tirato fuori 20 sacchi di ossa e analizzati in un giorno e mezzo, e poi con il bollettino della sala stampa hanno detto che erano ossa vecchie, quindi per loro è finita lì. Invece quella stanza là sotto è importante. All'avvocato, quando ha richiesto le carte dei lavori fatti, non gli hanno voluto dare niente. Io adesso chiedo proprio all'avvocatessa Sgro, ma quando vi sono arrivate queste indicazioni non anonime che parlavano della tomba dell'angelo, cioè l'angelo è una statua, sì, diciamo, che sta esatto, sopra queste tombe, vi siete fatti una domanda sul perché qualcuno, in modo palese a voi naturalmente, aveva dato questo suggerimento, questa indicazione? Cioè, come mai, diciamo, c'era una persona e come mai questa persona avrebbe potuto sapere qualcosa su quella tomba e sulla possibilità che dentro ci fossero i resti di Emanuela? Guardi, le persone sono più d'una. Io ovviamente sono tenuta al segreto. Sì, ma perché... non le sto chiedendo nome e cognome, infatti. No, ma infatti volevo dirle che appunto per questo, visto che queste persone hanno parlato con me, hanno anche parlato con Pietro, eravamo di concerto con l'ex comandante della Gendarmeria Vaticana di sentire Pietro, perché Pietro non è tenuto ai vincoli cui sono tenuta io. E quindi dopo una serie di interlocuzioni con l'ufficio della Gendarmeria, all'improvviso l'interlocuzione è cessata. Quindi non hanno più voluto sentire Pietro, che aveva tanto da raccontare, e hanno deciso di aprire comunque le tombe. Quello che penso io è che evidentemente l'indicazione su quelle tombe è che è un ulteriore richiamo alle responsabilità comunque del Vaticano
nella sparizione di Emanuela e anche di un'eventuale morte di Emanuela. Cioè, io non me lo spiego in nessun'altra maniera. Certo, questo altro che avresti voluto raccontare lo puoi raccontare anche qui? No, io avrei fatto i nomi di queste persone, avrei voluto fare un'indagine su queste persone e capire perché. Ma posso chiedere, le hai incontrate tu queste persone? Certo, sono persone che conosco. E come ti... cioè, che persone senza... laiche e prelati. Ah. Prelati, monsignori, quindi... Ed erano tutte coincidenti su quella tomba? Che dicevano, che indicavano quella tomba. C'era anche una persona, anche se poi i giornali ne hanno portato in maniera diversa, che portava addirittura i fiori su quella tomba, perché gli era stato detto che lì ci potevano essere i resti di Emanuela. Però ci sono tante di quelle cose. Quando io dico che in questo periodo, dopo tanti anni, uno è demoralizzato, perché da quando si è chiusa l'inchiesta nel 2015, è ovvio che le indagini le facciamo per conto nostro, quindi cerchiamo di contattare le persone, e nonostante tiriamo fuori indizi importanti, io vedo che c'è l'assoluta mancanza di volontà a fare qualcosa, perché quando io ne ho parlato, te lo dico perché ne ho parlato anche pubblicamente, anche quando ho fatto la manifestazione, quando ci sono due persone molto vicine a Papa Francesco che usano dei telefoni riservati della Santa Sede, e io ho uno scambio di messaggi su WhatsApp tra queste due persone di qualche anno fa che parlano dei documenti. Tra loro. Che parlano di documenti di Emanuela. Bisogna fare quei documenti, non bisogna dirlo a Gianni perché è una cosa grave. Gianni è l'ex comandante dei gendarmi. Vuol dire che quando noi chiedevamo i documenti e loro ci dicevano non c'è nulla, non è vero. E quando l'avvocato manda un'istanza al segretario di Stato, al tribunale, dire guardate che noi abbiamo in mano questo scambio di messaggi, uno che ti aspetti che il segretario di Stato, il tribunale ti chiama e ti dice verbalizziamo chi sono queste persone, perché dicono queste cose, invece assolutamente niente, c'è il silenzio più totale, e quella è la cosa che ti fa dispiacere veramente. Posso chiedere, avvocatessa, adesso che cosa avete intenzione di fare? Noi intanto insisteremo perché vengano sentite queste persone o quantomeno vengano analizzati questi scambi che ci sono stati recapitati. Noi ovviamente non abbiamo il potere che ha la magistratura di sequestrare telefoni, quindi per verificare l'attendibilità o meno di questi scambi. Noi non insistiamo, non abbiamo nessuna intenzione di demordere rispetto a questa vicenda, vogliamo vederci chiaro, soprattutto perché si tratta di scambi che danno per scontato l'esistenza di conoscenze, di informazioni all'interno della Santa Sede e quindi anche di persone insomma, che hanno anche ruoli apicali nell'ambito del Vaticano. Quindi cioè, non si può fare silenzio rispetto a queste cose. Noi non abbiamo il potere di fare una certa tipologia di indagine. Loro sì, ce l'hanno, e quindi non capisco perché non la vogliono fare. Pietro, io ti devo fare un'ultima domanda, e cioè che è quella poi che ti faccio ogni volta. Cioè, tu a questo punto di questa vicenda, 38 anni dopo, hai qualche certezza in più rispetto a quello che può essere accaduto? Io penso di sì. Cioè? Sono legate alle cose che ti ho detto anche adesso, perché sono diverse cose, e io aspetto che loro mi chiamino, che loro devono chiamare, perché non possono restare così in silenzio. Io ho approfittato anche di questo momento per ricordare questo fatto, perché io spero che loro mi chiamino per farmi verbalizzare, per ascoltare queste persone, perché è uno scambio di messaggi importante che fa capire molte cose. Fa capire che ci sono cardinali con nomi, di cardinali che sono a conoscenza, che c'è Papa Francesco che è a conoscenza di quello che stanno facendo, che hanno fatto. Stiamo parlando di situazioni accadute 4-5 anni fa. Sei sicuro? Intanto io devo salutare l'avvocatessa Sgro perché il collegamento adesso cade. Ma sto continuando con te. Ma tu sei sicuro che Papa Francesco sia informato dettagliatamente di tutto quello che succede? Da quello che emerge da questi scambio di messaggi, parlano tranquillamente. Papa Francesco ha detto al cardinale di spingere su questa cosa, su una serie di cose. Quindi loro ne sono a conoscenza. La cosa che mi stupisce è che, nonostante io l'abbia detto pubblicamente, anche in questa occasione, che loro non hanno la volontà. Perché, voglio dire, un segretario di Stato, un,
Promotore di giustizia in Vaticano, ascoltando queste cose, che dovrebbe fare? Convocarmi e dire perché dici queste cose? Che documenti hai in mano? Che scambio di messaggi hai in mano? E tu saresti pronto a dare tutto quello che c'hai? Io per questo non dico proprio quello che c'era scritto là sopra, sono cose importanti e loro devono convocarmi. Ma questo succede dalla parte della Santa Sede, ma anche dalla parte italiana, perché quando ti dicevo prima, trovi degli indizi, quante volte si è parlato della questione Santa Pollinare, della questione dei soldi, dei pedis, no? Santa Pollinare è, io devo ricapitolare, sì. Santa Pollinare è sia il luogo da cui è scomparsa Manuela, vicino sì, Piazza Navona, dietro Piazza Navona, la scuola, che il luogo dove poi si è trovata la tomba di Renato De Pedis, che apparentemente in qualche modo in questa storia c'entra. Sì. Per esempio, loro hanno sempre negato e hanno continuato a negare la conoscenza tra De Pedis e il Cardinal Poletti, il vicario. Ho visto una foto di De Pedis col Cardinal Poletti che brindavano, De Pedis che versa champagne nella coppa del Cardinal Poletti in un appartamento a Piazza Navona. E ricordiamo che De Pedis era, diciamo, l'ultimo grande capo della sì, banda della sicuramente Magliana. Sicuramente quando è stata scattata quella foto non era uno sconosciuto De Pedis. Il fatto che ho incontrato delle persone che c'erano all'epoca, che poi sono andate via, si sono completamente allontanate dall'Italia, che mi hanno confermato, perché sono persone attendibili, che De Pedis frequentava la scuola di musica di Emanuela prima della scomparsa, perché era un amico di Suor Dolores e spesso stava lì a scuola. Certamente non è finito per caso lì dentro, diciamo, spesso la tomba. Spesso è stato visto uscire dall'ufficio di Scalfaro, che due mesi dopo è diventato ministro degli interni, perché Scalfaro era amico di Suor Dolores. Stiamo entrando in una zona, no, dove nel senso che io prendo, certo, no, come mi dire, prendo la responsabilità di quello che dico. Certo. Scalfaro, che era amico intimo, quando io parlo del sistema Stato, Chiesa e criminalità all'interno di quella basilica, c'era Scalfaro, amico intimo di Poletti, entrambi erano amici di Vergari, che è stato indagato per concorso in sequestro. Vergari era il responsabile, il rettore di Santa Pollinare. Di Santa Pollinare, e tutti e due erano amici di De Pedis. Questo io... Queste sono situazioni che mi aspetto, io siccome l'ho detto più di una volta pubblicamente, mi aspetto anche da parte della Procura che mi chiamano perché dici queste cose. Però la Procura archiviò, all'epoca il procuratore capo era Pignatone. E cosa è successo a Pignatone? È stato nominato responsabile presidente del Tribunale Vaticano. Sì. Va bene, queste sono diciamo... No, per questo vi dice sempre un po' di rabbia da parte mia. Certo. Perché sono passati tantissimi anni e ti rendi conto che se fai tanti sforzi poi alla fine non vieni aiutato da chi dovrebbe aiutarti veramente. Perché io ricordo, Emanuela è sempre una cittadina vaticana, è ancora iscritta all'anagrafe vaticana, perché io non ho mai fatto... come con gli altri familiari non abbiamo mai fatto la dichiarazione di morte presunta, quindi Emanuela Orlandi è una cittadina vaticana viva iscritta all'anagrafe vaticana, l'unica cittadina vaticana che sia stata mai rapita. È assurdo che lo Stato Vaticano non abbia mai voluto aprire un'inchiesta per capire cosa è successo. Bene Pietro, io ti ringrazio, come vedi noi non molliamo la presa su questa vicenda e stiamo... Diciamo, vi stiamo dietro per sostenervi anche dopo 38 anni nella ricerca della verità. E adesso vediamo la ricostruzione della scomparsa di Emanuela, con all'interno un sacco di dubbi, intrecci e misteri che purtroppo permangono. Grazie Pietro. Grazie a voi. Roma, piazza del Campidoglio. La fotografia di una ragazza di 15 anni viene esposta sulla facciata. Emanuela Orlandi è scomparsa da quasi 30 anni. Centinaia di manifestanti vogliono sapere la verità. Il caso Orlandi è un giallo che tormenta l'Italia dal 1983. Mafia, servizi segreti e terrorismo internazionale. Più che un fatto di cronaca, è quasi un affare di Stato. Non conosco il movente, non conosco i responsabili
del sequestro di Emanuela. Ma conosco il sistema che per tanti anni ha occultato la verità sulla storia di Emanuela. Secondo i manifestanti, la chiave del mistero si nasconderebbe in Vaticano. Per questo si radunano in piazza San Pietro per ottenere l'attenzione del Papa. Ma dal balcone il Papa non dirà una sola parola sul caso Orlando. Emanuela Orlandi viveva qui, nella città del Vaticano. Nel suo appartamento di via Sant'Egidio, la sua stanza è rimasta quella del giorno della scomparsa. Emanuela adorava la musica, voleva farne il suo mestiere e diventare famosa. Sua madre, Maria, abita ancora qui. Emanuela era una bambina felice, allegra, spensierata. Lei era brava, gli piaceva la musica. Voleva bene, un mondo di bene a tutti, ecco. Si faceva voler bene Emanuela. Era affettuosa, aveva tante amichette. Emanuela è la terza di cinque figli. Suo padre, Ercole, che lavora alla prefettura vaticana, si occupa degli inviti alle udienze papali. Gli Orlandi sono una delle quattro famiglie laiche che abitano presso la Santa Sede e sono cittadini del Vaticano. Pietro, il fratello maggiore di Emanuela, ricorda quell'infanzia molto particolare. I giardini vaticani erano come i giardini di casa. Per noi bambini era una cosa, era un parco giochi. Abbiamo vissuto, devo dire, un'infanzia molto, molto serena. Eravamo una famiglia modesta comunque, perché anche se stavamo in Vaticano vivevamo dello stipendio di mio padre. Il Vaticano è un piccolo paese, ci si conosce tutti. Anche il rapporto con queste persone, il Papa, per noi bambini era quasi un... Per me era un signore anziano vestito di bianco quando ero piccolo. Per gli Orlandi tutto cambia il 22 giugno 1983. Quel giorno Emanuela va a scuola. Poi nel pomeriggio andrà al conservatorio per le sue lezioni di flauto. All'epoca Emanuela ha 15 anni. E mi ha chiesto come altre volte se l'accompagnavo. Io quel giorno avevo un appuntamento e ho detto non posso. Lei insisteva, io non posso, e c'è stata, non mi ricordo, una discussione. Si è girata, è uscita, sbattuta la porta e se n'è andata. E io in quel momento, devo dire la verità, non avevo mai pensato che di non rivederla ad oggi per 29 anni. Questa è la ricostruzione delle ore che precedono la sua scomparsa. Sono le 15:30. Emanuela esce di casa. Oltrepassa i cancelli della città del Vaticano. Ora cammina per Roma. In pochi minuti raggiunge la fermata dell'autobus. Quattro fermate dopo arriva a destinazione, il conservatorio. Alle ore 16 la ragazza entra in classe e partecipa alla lezione di flauto. Alle 18:50 Emanuela lascia la lezione con 10 minuti d'anticipo. Qui avviene un fatto che attirerà l'attenzione degli inquirenti. Telefona ai suoi genitori da una cabina, ma non li trova in casa. Alla sorella racconta di aver conosciuto un uomo andando al conservatorio. Le ha proposto di distribuire volantini che riguardano dei prodotti di bellezza. Un lavoro ben pagato, dice. Sua sorella le consiglia di tornare subito a casa. Ore 19:30. Emanuela accompagna un'amica del conservatorio alla fermata dell'autobus. Si separano. Da quel momento, nessuno ha più rivisto Emanuela Orlandi.
Noi a casa di solito a una certa ora stavamo sempre a casa. Emanuela avrebbe dato un segnale, una telefonata da una cabina telefonica. E più passava il tempo, più ci rendevamo conto che era successo qualcosa. Si è fatta sera e la ragazza è sparita. La famiglia inizia le ricerche. Pietro prende lo scooter e la va a cercare per le strade di Roma. Ripete più volte il percorso tra la strada e il conservatorio. Invano, di Emanuela non c'è traccia. Tutta la nottata in piedi tutti i miei, i parenti vennero tutti a casa, la notizia si è sparsa proprio in un attimo. Il dolore è stato più grande, veramente, più grande di così non c'è altro. Pietro e suo padre denunciano immediatamente la scomparsa di Emanuela alla polizia. Comincia un'attesa angosciante. Il 25 giugno, tre giorni dopo la scomparsa, finalmente la famiglia riceve una chiamata. Uno sconosciuto, di nome Pierluigi, afferma di aver visto Emanuela vendere gioielli in un mercato. Ci raccontava dei particolari di questa ragazza che corrispondevano a Emanuela. Quello faceva, il fatto che usava gli occhiali, che la sorella si doveva sposare, tutta una serie di particolari evidenti che ci devono per forza far ricondurre a lei. Il telefono degli Orlandi viene quindi messo sotto controllo. Tre giorni dopo arriva un'altra chiamata. Al telefono c'è uno sconosciuto, di nome Mario. Conferma la tesi della fuga della ragazza. E aggiungeva altri dettagli a quanto aveva detto Pierluigi. Questa ragazza avrebbe detto che sua sorella, che avrebbe suonato il flauto al matrimonio della sorella, che si sarebbe sposata in autunno e che era andata via di casa perché faceva una vita piatta, non voleva. La sera del 30 giugno Pietro e i suoi amici tappezzano Roma con 3.000 manifesti raffiguranti il volto di Emanuela. Per gli investigatori le piste percorribili sono due: la fuga o il rapimento. 11 giorni dopo la scomparsa, Giovanni Paolo II in persona parla del caso. Domenica 3 luglio, al momento dell'Angelus, il tradizionale discorso della domenica mattina, a sorpresa il Papa parla del caso Orlandi. Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso. Sposta il tiro dalla scomparsa volontaria, parla di responsabilità di qualcuno esterno. È il Papa, è Karol Wojtyła, che dice dal balcone di San Pietro che Emanuela Orlandi è stata rapita. Ancora oggi non si sa perché lo abbia fatto. È stata una cosa positiva per noi, il fatto che se ne interessasse il Papa. Noi, famiglia Vaticana, abbiamo sempre vissuto il Vaticano, quindi il riferimento poteva essere il Papa. A dimostrazione che questa scomparsa non è considerata come un normale fatto di cronaca, due agenti dei servizi segreti italiani si presentano a casa Orlandi. Sempre dentro casa questi servizi segreti, per dire se arrivava qualche notizia, se arrivava qualcosa di importante. In fondo per noi rappresentavano in qualche modo la giustizia e le autorità, le persone alle quali facevamo riferimento. Servizi segreti, coinvolgimento personale del Papa, la scomparsa di Emanuela diventa un affare di Stato. Il 5 luglio, due giorni dopo l'Angelus del Papa, a casa Orlandi arriva un'altra telefonata. Stavolta è un uomo con un forte accento anglosassone. Quest'uomo verrà soprannominato l'americano dai magistrati che si occupano del caso.
Questa è la registrazione della prima chiamata dell'americano alla famiglia Orlandi. L'uomo afferma di aver già contattato il Vaticano per avanzare la sua richiesta. Funzionari del Vaticano, sì? Non mancheranno di mettersi in contatto con lei. Sì, ma la bambina sta bene, mi dica almeno, no? Non preoccupi, io non potrei ora avanzare non avere autorizzazione al parlare. La bambina è il... un momento. Ok. L'americano, in sostanza, sostiene di essere in possesso di Emanuela, fa riferimento a Pierluigi e Mario, quindi ai due ragazzi, alle due persone che hanno telefonato in casa Orlandi. Sono stato contento, mi ricordo anche quando ha telefonato l'americano. Uscivamo un po' da quel vuoto, ma c'era una richiesta effettiva, quindi Emanuela era stata rapita, quindi c'era la possibilità ancora che potesse tornare a casa. E chiede uno scambio, chiede la liberazione di Ali Akça in cambio della liberazione di Emanuela. Ali Akça è l'uomo che ha tentato di assassinare Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981. Un terrorista turco, membro di un gruppo di estrema destra, chiamato Lupi Grigi. Al momento del rapimento di Emanuela, sta scontando da 2 anni la sua condanna all'ergastolo in un carcere italiano. L'americano chiede la sua liberazione entro 15 giorni e per poter negoziare pretende l'attivazione di una linea telefonica diretta con il Vaticano. Il nome in codice di questa linea speciale è 158. In Vaticano la rivendicazione dell'americano preoccupa le alte sfere. Le riunioni si moltiplicano e gli uffici della Segreteria di Stato della Santa Sede rimangono illuminati fino a tardi. La situazione politica è estremamente tesa. Siamo in piena guerra fredda e il Papa polacco lotta con tutte le sue forze contro il comunismo. Ed è un punto fondamentale della vicenda Orlandi. Siamo nel momento in cui la Santa Sede appunto è circondata di è l'epicentro di opposti servizi segreti che soffiano sulle difficoltà interne del Vaticano per vantaggio. All'epoca il Vaticano è effettivamente un terreno di scontro dei servizi segreti di tutto il mondo, KGB, CIA e la Stasi della Germania Est. L'americano telefona alla famiglia Orlandi una 15ina di volte e in ognuna fornisce elementi che dovrebbero dimostrare che Emanuela è viva. Ascolti bene, abbiamo pochi momenti. Questa essere è della sua figliuola. Sì, ma me la faccia sentire okay, bene. Ok, a te. Metto. La voce è quella di Emanuela e il convitto nazionale è la sua scuola. Ma resta impossibile datare la registrazione. A ogni contatto l'americano concede altri indizi. La fotocopia del tesserino scolastico, una lettera, scritta probabilmente da Emanuela, e anche le fotocopie degli spartiti che aveva con sé al momento della scomparsa. Ma queste tracce non dimostrano che la ragazza sia viva. Anche i magistrati inquirenti le giudicano poco convincenti e rifiutano il negoziato. Se si vuol portare avanti una seria trattativa, voglio che rilasciate Ali Akça, per prima cosa ti devo dare le dimostrazioni che sono in grado di rilasciare la ragazza. Per rilasciarla deve essere viva. Questa prova non è stata mai inviata. Beh, non sarebbe stato affatto difficile inviare una foto della Orlandi corredata del solito quotidiano con la data. Nulla di tutto ciò è stato fatto. L'individuo misterioso chiama sempre da una cabina telefonica che gli inquirenti hanno identificato nelle vicinanze della stazione. I poliziotti decidono di tendergli una trappola prima della scadenza dell'ultimatum.
Durante una chiamata, gli Orlandi circondano la cabina telefonica. Ma ecco la sorpresa, non c'è nessuno. 20 luglio, scade l'ultimatum. Ali Agca non viene liberato. L'americano non si farà più sentire. Al suo posto subentra un'altra organizzazione totalmente sconosciuta. Il Fronte Liberazione Turco Anticristiano Turkesh. Anche il Turkesh reclama la liberazione di Agca e manda comunicati all'avvocato della famiglia e ai media. Sa che all'età di 13 anni e mezzo Emanuela ha avuto una crisi nervosa e che ha 6 nei sulla schiena. Questo complica ulteriormente le cose agli investigatori. Turkesh, che parla nei vari comunicati, fa più volte riferimento ai nostri elementi Pierluigi e Mario, senza nessun collegamento. Sono in possesso di documenti che comprovano un contatto con Emanuela Orlandi. L'organizzazione, come indica il nome, sembra legata al terrorismo turco. Gli inquirenti decidono quindi di interrogare Ali Agca. Ma al suo arrivo in tribunale, l'uomo nega qualsiasi implicazione nel rapimento della ragazza. Anche il Papa condivide il dolore della famiglia Orlandi. Per ben 8 volte parla di Emanuela nel suo discorso domenicale. Emanuela di 15 anni. La vigilia di Natale, 6 mesi dopo la scomparsa della ragazza, Giovanni Paolo II fa visita agli Orlandi. Portò un cesto grandissimo per le feste di Natale. Di avere coraggio, vedrà che qualcosa verrà fuori. Si è commosso, sì. Io ho delle fotografie che piango io e piange pure lui perché mi abbraccia forte. Poi dopo dice, questo è un intrigo internazionale. E disse questa frase, stava a fianco a mio padre, e esiste il terrorismo nazionale e il terrorismo internazionale. Poi ha fatto come per allargare il braccio. Quello di Emanuela è un caso di terrorismo internazionale. Stiamo facendo qualcosa, cioè ha dato quella sensazione. Però la sensazione forte che ho avuto è che lui sapesse di più di quello che ci sta dicendo in quel momento. 2 giorni dopo la visita agli Orlandi, Giovanni Paolo II si reca in prigione per incontrare Ali Agca. Hanno parlato di Emanuela. La conversazione non è mai stata resa pubblica. Fine dicembre 83. La ragazza è scomparsa da 6 mesi. L'americano e il fronte Turkesh non danno più segni di vita. Ma tutti pensano che Emanuela sia stata rapita per far liberare Ali Agca. Eppure, 14 anni dopo, si scoprirà che questa pista internazionale è una gigantesca manipolazione. La verità su questa pista arriva dalla Germania. Dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989, i servizi segreti della Germania Est, la Stasi, aprono i loro archivi e confessano di aver avuto un ruolo nel caso Orlandi. L'uomo che svela i misteri è Günter Bonsack, un colonnello della Stasi. In via del tutto eccezionale, ha accettato di essere intervistato. All'epoca Günter Bonsack dirige l'ufficio disinformazione. Una delle principali missioni di cui si occupa ha il nome in codice di Operazione Papa, iniziata subito dopo l'attentato fallito a Giovanni Paolo II. All'epoca si sospetta che i paesi comunisti, con la Bulgaria in testa, abbiano commissionato l'attentato. L'Unione Sovietica chiede alla Stasi, la migliore rete di spionaggio del blocco dell'Est, di creare un diversivo. Das war ein Fakt,
Emanuela Orlandi era scomparsa. Era un grosso caso che ebbe una risonanza enorme in Italia. Noi approfittammo della concomitanza con il caso Akça. Spargemmo la voce che erano state le stesse organizzazioni a rapire la ragazza. La Stasi inventa il famoso Fronte Liberazione Turco Anticristiano Turkesh e confeziona comunicati falsi su Emanuela per orientare i sospetti verso i nazionalisti turchi. I nostri agenti erano dappertutto, alcuni erano addirittura giornalisti. Inventavano continuamente nuovi indizi. Abbiamo visto la ragazza, non è morta, è ancora viva. I nostri agenti alimentavano continuamente il caso soffiando sul fuoco. Non avevamo la minima idea di dove fosse, ma quel caso ci fu molto utile. Lo scopo dell'operazione Papa era stato raggiunto, perché ci credeva il Papa stesso. Operazione riuscita. La Stasi scagiona i bulgari. Nel corso degli anni, i giudici si convincono che una parte delle risposte che cercano sulla scomparsa di Emanuela si trovi ancora in Vaticano. La sede della Chiesa Cattolica è uno Stato indipendente e ha firmato un accordo di collaborazione con la giustizia italiana. Tre anni dopo la scomparsa di Emanuela, un giudice invia una prima rogatoria allo Stato Pontificio per chiedere aiuto. Risposta della Segreteria di Stato nei seguenti termini. 1. Nessuna inchiesta giudiziaria è stata esperita dalla Magistratura Vaticana trattandosi di fatti avvenuti fuori del territorio dello Stato. 2. Le notizie relative al caso, occasionalmente pervenute agli uffici della Santa Sede, sono state trasmesse a suo tempo al pubblico ministero. Un inciso da parte mia, io ho letto gli atti, mi saranno sfuggite, ma io di queste notizie non ho trovato traccia nelle carte processuali. Loro hanno sempre negato e continuano a farlo di aver mai indagato sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Sembra impossibile anche perché poi ci sono dei segnali che emergono nella direzione opposta. All'inizio degli anni 90 gli investigatori si interessano a Raul Bonarelli, che all'epoca della scomparsa di Emanuela ricopriva l'incarico di vice capo della Vigilanza Vaticana. È sospettato di essere collegato a un altro caso di sequestro. I suoi telefoni vengono messi sotto controllo. Il 13 ottobre 1993 viene convocato dai giudici. Alla vigilia dell'interrogatorio viene intercettata una sua chiamata tra lui e il suo capo al Vaticano. Non è stato possibile recuperare le registrazioni, ma il fratello di Emanuela e il giornalista Fiore De Rienzo vi hanno avuto accesso. In questa intercettazione questo funzionario della gendarmeria, Raul Bonarelli, cioè domani devo andare in magistratura, che devo dire? E il capo gli dice, che devi dire? Le cose che sai della Orlandi non devi dire niente. Soprattutto non dire che la questione è andata in segreteria di Stato, che c'è stata un'indagine interna. Non esiste un dossier su Emanuela Orlandi, capito? Noi non abbiamo mai indagato su Emanuela Orlandi. Ah, devo dire così? Sì, devi dire così, tranquillo. E Bonarelli così ha detto al magistrato. Questo però ovviamente letta e ascoltata si capisce benissimo che non doveva parlare del dossier che esiste. La cosa mi ha colpito perché subito dopo gli dai la cittadinanza vaticana, come per qualche modo per proteggerlo. Quindi paradossalmente per interrogarlo servirebbe una rogatoria internazionale adesso. All'epoca Bonarelli viene accusato di aver intralciato le indagini, ma in mancanza di prove viene scagionato.
Il Vaticano si rifiuta di collaborare. I magistrati ne hanno la conferma quando ascoltano le intercettazioni telefoniche della linea 158, la famosa linea speciale aperta su richiesta dell'americano per negoziare la liberazione di Ali Agca. Ecco le registrazioni. Com'è? 158. Cos'è questo numero? Il segretario, per cortesia, il segretario Casarole. Un momento. L'americano chiama e l'operatrice cerca dappertutto il segretario di Stato Vaticano. Ma non lo trova. La ricerca dura 3 lunghi minuti. Pronto? Il cardinale, per favore, subito. Ok. A questo numero. Questo. Ok, va bene, va bene. Vengo subito. Pronto? Ecco, Eminenza, parla. Quando finalmente il segretario di Stato giunge all'apparecchio, si sente la sua voce, dice pronto, e qui si interrompe la registrazione fornita dalle autorità vaticane. È stata aperta una linea riservata, ci sono state conversazioni, e poi il tenore di queste conversazioni, quali erano le richieste dei sequestratori, cosa volevano, cosa avete risposto, non se ne sa nulla, io almeno non ho saputo nulla. Gli investigatori si scontrano contro un muro di silenzio. Noi riteniamo che se avesse o volesse dare degli elementi, contribuire a dare degli elementi per la ricerca della verità, l'avrebbe fatto, l'avrebbe potuto fare o lo potrebbe fare. Non riesco assolutamente a comprendere il riservo tenuto nei confronti degli investigatori italiani. Questo mi è rimasto sempre inspiegabile. Dopo la sua visita agli Orlandi nel dicembre 1983, Giovanni Paolo II non ha mai più parlato pubblicamente del caso. In Vaticano il dossier è diventato tabù. Dopo diversi mesi di insistenza, si riesce a ottenere un'intervista con la Santa Sede. Padre Lombardi, il portavoce del Vaticano, ha accettato di rispondere, ma a condizione di conoscere le domande in anticipo. L'incontro avviene nella sede di Radio Vaticana. La prima domanda è diretta. Perché questa reticenza nei confronti della giustizia italiana? Il Vaticano ha, da parte delle sue, diciamo, autorità, delle sue istituzioni, convinzione e anche documentata in larga parte di avere dato la collaborazione che era stata richiesta. Come spiega l'intercettazione telefonica che chiama in causa Raul Bonarelli, il responsabile della sicurezza? Sulla questione di Raul Bonarelli hanno fatto anche le loro, diciamo, i confronti, è stato prosciolto completamente. Se si vede che non c'è niente di solido, non si può continuare a lavorare su dei dubbi che si manifestano privi di consistenza reale. Se no, viviamo tutti di fantasie e di creazioni di ipotesi fantastiche. Allora, che si insista tanto per dire di questo caso che non è stato risolto, che dipende da una non collaborazione vaticana, mi sembra che possa essere anche un po', una scusa. Nel 1997 Emanuela è ormai scomparsa da 14 anni e i magistrati devono pronunciarsi sulle diverse piste che hanno seguito. La sentenza del 19 dicembre esclude definitivamente qualsiasi legame tra Ali Agca ed Emanuela Orlandi. In assenza di nuovi elementi, l'inchiesta giudiziaria viene sospesa. Il caso di Emanuela resta un mistero e appare irrisolvibile. Sono stati anni e anni di indagine, tantissime piste seguite, interrotte. Poi eravamo, devo dire la verità, proprio quasi soli come famiglia, nel senso che c'era l'attenzione dal punto di vista dei media, però le richieste che facevamo le facevamo come famiglia.
Nel luglio 2005, un colpo di scena riapre le indagini. Una telefonata anonima arriva alla trasmissione Chi l'ha visto. Si tratta dell'unico programma televisivo che parla ancora regolarmente di Emanuela. Riguardo al fatto di Emanuela Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere che è sepolto nella cripta della Basilica di Santa Apollinare e del favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca. Questa enigmatica telefonata ha l'effetto di una bomba. Renatino è Enrico De Pedis, il boss mafioso che controllava Roma. Ucciso durante un regolamento di conti nel 1990, il mafioso è stato sepolto, per quanto possa sembrare incredibile, nella cripta di una chiesa. La Basilica di Santa Apollinare, nel cuore di Roma. E coincidenza inquietante, la chiesa si trova proprio accanto al conservatorio in cui Emanuela è stata vista per l'ultima volta. Le indagini sono affidate a due nuovi magistrati, Simona Maisto e Giancarlo Capaldo. È un unico complesso in cui c'è la basilica e il conservatorio. Ci siamo interrogati se era proprio un caso che il De Pedis fosse sepolto in questa basilica. Il De Pedis indicato come autore della scomparsa di Emanuela Orlandi, che è partita da questa basilica per il suo viaggio verso il nulla. Per i magistrati si apre una nuova pista. Il rapimento di Emanuela può essere legato a un ricatto della mafia nei confronti del Vaticano. Enrico De Pedis era la mente della banda della Magliana. Negli anni Ottanta l'organizzazione mafiosa controlla le attività criminali a Roma. Omicidi, sequestri, riciclaggio di denaro sporco. Ed è anche specializzata in scommesse clandestine e traffico di droga. Abbiamo ritrovato un fedele braccio destro di Enrico De Pedis, Antonio Mancini. Oggi è un pentito e si è rifatto una vita lontano da Roma. Ma ha vissuto a stretto contatto con il mafioso De Pedis per 10 anni. Enrico De Pedis era uno dei miei più cari amici. Con lui ho fatto delle rapine, con lui ho fatto degli omicidi. Io a De Pedis ho salvato almeno una volta la vita. Noi eravamo banditi e quindi facevamo la vita da banditi, cocaina, donne, champagne. Lui invece guardava avanti. Lui voleva essere un imprenditore. Lui era quello che teneva i contatti, diciamo, con i magistrati, gli avvocati, i politici. De Pedis era un criminale atipico. Legato all'estrema destra, cattolico praticante, fino alla sua morte nel 1990 ha beneficiato di protezione dai livelli più alti. Se De Pedis non veniva ucciso, sicuramente era in Parlamento. Tant'è che lui è stato morto incensurato. È stato imputato con me, ha ucciso la gente con me, ha rapinato con me. Come mai? Niente. Non c'è nessuna traccia dei suoi precedenti. Lui ha, diciamo che ha dei contatti dimostrati, dei contatti dimostrati sia con i servizi segreti italiani, sia con il Vaticano, con esponenti del Vaticano. De Pedis ha legami con il Vaticano. Ma come può essere implicato nel mistero Orlandi? È ancora una volta Fiore De Rienzo, giornalista di Chi l'ha visto, a far progredire l'inchiesta. Nel 2008 ottiene la prima intervista con Mancini, l'ex braccio destro di De Pedis. L'uomo è da poco un pentito. Il giornalista gli fa ascoltare la registrazione di una delle telefonate ricevute dagli Orlandi 6 giorni dopo la scomparsa della ragazza. La chiamata di Mario. Avevo portato con me una cassetta con la registrazione della telefonata di Mario. Dico, mi senti per favore, senti, ti dice niente questa voce. Lui mette le cuffie, comincia a sentire e poi fa, è la Magliana. Dico, come la Magliana? Mario è un esponente della Magliana. Dice, guarda, questo può essere soltanto, possono essere solo 2 persone. O è Furetto o è Ciletto.
Furetto era il killer personale di De Pedis e Ciletto era il suo motociclista. Ciletto, il motociclista, e altri due uomini della banda della Magliana sono stati incriminati per sequestro di persona e lo sono ancora oggi. Sinceramente a me, chi l'ha presa, chi non l'ha presa, io non c'ero, non posso dirlo. Sicuramente De Pedis c'era, con chi io non lo so. Dopo le rivelazioni di Antonio Mancini nel 2008, Sabrina Minardi, l'ex amante di De Pedis, si presenta davanti ai magistrati. Anche lei accusa il capo della banda della Magliana. Sarebbe stato lui a rapire Manuela davanti alla sua scuola di musica. Ed è sempre lui che le avrebbe proposto di distribuire volantini di prodotti di bellezza in cambio di parecchio denaro. È l'uomo di cui Emanuela ha parlato a sua sorella al telefono dopo la lezione di flauto. Sabrina Minardi afferma di aver partecipato lei stessa al rapimento. Ecco una parte della sua dichiarazione agli investigatori. Il signor De Pedis, con cui in quel tempo avevo una relazione, mi disse di accompagnarla dove sta il benzinaio del Vaticano. Disse che ci sarebbe stata una macchina targata Città del Vaticano ad aspettare questa ragazza. Io l'accompagnai. Secondo me era Emanuela Orlandi. Era frastornata, confusa. Si sentiva che non stava bene. Piangeva, rideva. Comunque io, quando l'accompagnai, vidi un signore che aveva tutta l'aria di essere un sacerdote. Scese dalla Mercedes nera, prese la ragazza e salì in macchina sua. Sabrina Minardi ha dichiarato tante cose, ha reso un racconto molto circostanziato di quello che secondo lei è successo, di come è avvenuto il rapimento, di che cosa è avvenuto e di dove sarebbe stata custodita Emanuela per un certo periodo. Sabrina Minardi fornisce l'indirizzo di un immobile situato in un quartiere di Roma. Parla di una grotta e di corridoi sotterranei che ospitano una stanza e un bagno. Gli investigatori effettuano un sopralluogo. Non ci sono tracce di Emanuela, ma il luogo esiste davvero. Sabrina Minardi, secondo me, ci ha portato sulla pista giusta. Perché dice questo? Appunto perché i riscontri che abbiamo trovato sono molto convincenti e sono effettivamente il primo dato concreto che in tanti anni è emerso. Per quale motivo De Pedis avrebbe rapito Emanuela? La risposta potrebbe trovarsi presso lo IOR, la Banca Vaticana. Negli anni Ottanta, De Pedis vi deposita i proventi dei suoi traffici. Si trattava di una somma ingente. La Santa Sede svolge un vero e proprio riciclaggio. Inoltre oggi sappiamo che la mafia ha depositato più di 600 milioni di euro al Banco Ambrosiano. All'epoca il Banco Ambrosiano è controllato dall'arcivescovo Paul Casimir Marcinkus, presidente dello IOR e capo delle finanze vaticane. Marcinkus è in affari con De Pedis. Sabrina Minardi lo conferma. Ecco che cosa dichiara i magistrati. Ricordo che Renato portava sempre delle grosse borse piene di soldi a casa. Sa, le borse di Vuitton, quelle con la cerniera sopra. Mi dava tanta di quella cocaina, io contavo soldi, facevo tutti i mazzetti. Mi ricordo che una volta contò 1 miliardo e il giorno dopo lo portammo a Marcinkus. Il sistema esplode nell'agosto 1982. Il Banco Ambrosiano fallisce, non può restituire i soldi alla mafia. Alcuni investigatori pensano che per risolvere il problema la mafia si sarebbe rivolta al boss di Roma, Enrico De Pedis. Rapire una cittadina vaticana era il modo più chiaro per far capire che quei soldi li volevano indietro. La pista dei soldi della mafia. Pietro, il fratello di Emanuela, oggi la considera la più credibile. I rapitori chiedevano pubblicamente lo scambio con Aliaccià. Però noi seguiamo due linee, una pubblica e una privata. Quella pubblica era sicuramente lo scambio con Aliaccià. Ma questo secondo me serviva per alzare l'attenzione al massimo su questa vicenda. E poi erano riusciti ad ottenere una linea diretta con la segreteria di Stato e lì c'era il vero ricatto.
sono soldi della mafia, probabilmente la mafia che fa parte di questo sistema ad un certo punto poteva aver chiesto indietro e questi soldi non c'erano più. Se questa ipotesi fosse vera, spiegherebbe il silenzio ostinato del Vaticano e il perché le prove non siano mai state trasmesse alla giustizia, come per esempio le registrazioni della famosa linea 158. Ma il procuratore Capaldo nutre molti dubbi. È il seguito della vicenda dell'Orlandi che non si lega con questa pista. Non ci sono state a conoscenza degli investigatori dei ricatti precisi. Se è avvenuto è qualcosa che ha tagliato fuori la famiglia o ha tagliato fuori gli inquirenti italiani. Nel maggio 2012, un altro episodio rocambolesco tiene l'Italia col fiato sospeso. I magistrati ordinano l'apertura della tomba di De Pedis nella Basilica di Santa Pollinare per verificare che non vi si trovi il corpo di Emanuela. Ma è di nuovo una falsa pista. Bisognava togliere questo dubbio e sono contento che la magistratura e il Vaticano si siano messi d'accordo per fare questa ispezione. Riuscirà ad emergere la verità su questo incredibile fatto di cronaca? Dietro la scomparsa di un adolescente di 15 anni si nascondono tutti i fantasmi italiani, i legami torbidi tra mafia e politica, la corruzione, i segreti inconfessabili del Vaticano. Alla fine di questa inchiesta si riesce a parlare con un vescovo vicino a Papa Giovanni Paolo II. Ammette che alcune risposte sul caso Orlandi si trovano qui. La registrazione è avvenuta a sua insaputa. Certamente c'è chi sa, ma la verità è in mano a chi ha più potere di non nasconderla. Quindi certamente questo è indiscutibile. Che almeno oggi almeno 3 persone in Vaticano sanno. E io in che modo posso trovare le 3 persone? C'è una chiesa che si chiama la Chiesa di Cristo e c'è una chiesa che si chiama un organo politico. Questa è la realtà. Se anche io dicessi la verità, potessi eventualmente saperla e dirla, ci sarebbe chi mi risponderebbe prima, o eliminandomi oppure dandomi il nome di pazzo. Una lunga ricostruzione dell'attentato a Papa Giovanni Paolo II il 13 maggio del 1981 in Piazza San Pietro, con diversi particolari inediti, con delle testimonianze inedite e anche con delle suggestioni che però non hanno portato gli investigatori a trovare i mandanti, coloro i quali avevano armato la mano di Ali Akçak, che in questo momento è tranquillamente libero nel suo paese, la Turchia. E poi il mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi nel giugno del 1983, anche quello un evento che segnò il pontificato di Giovanni Paolo II, che più volte si spese per lei chiedendo la sua liberazione, chiedendo che potesse tornare a casa, e abbiamo ascoltato il fratello di Emanuela e l'avvocatessa Sgro che difende la famiglia Orlandi. Noi ogni anno cerchiamo di ritornare su questo caso perché è giusto che suo fratello, le sue sorelle, la famiglia intera riescano ad avere la verità, non una verità di comodo, e naturalmente anche giustizia. Noi con Atlantide ci vediamo mercoledì prossimo. This is Great Big Story.